Bene, buongiorno a tutte e tutti. Iniziano oggi le celebrazioni di questi primi 20 anni dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Io mi chiamo Rocco Berardo, faccio parte dell'Associazione Luca Coscioni da 20 anni, c'ero qui 20 anni fa e per questo forse ho l'onore e l'onere di aprire questo nostro incontro che sarà il primo di una serie di incontri che ci saranno in questo anno, ci saranno in questa giornata molto istituzionale e lo capiamo anche dalla sede in cui siamo e che ci ospita, l'intenzione di presentare le nostre istanze istituzionali al Parlamento e lo vedremo nella presentazione delle nostre petizioni che non sono altro che la trasformazione della mozione generale dell'Associazione Luca Coscioni, che anche quest'anno ha tenuto il suo congresso e si è data i suoi obiettivi, e per questo lo faremo con tanti ospiti, amici, compagni, militanti, attivisti dell'Associazione Luca Coscioni, a partire da quelli che hanno rappresentato in questi anni quelle specifiche battaglie e magari con il collegamento e con il saluto in video, di molti che non hanno potuto essere qui, e di tanti altri che ci stanno comunque ascoltando e sono presenti, come ci hanno detto, col cuore. Oggi inizieremo questa carrellata ovviamente con Marco Cappato e Filomena Gallo, Filomena segretario nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato tesoriere. Questo è, come vi dicevo, un inizio e l'inizio lo diamo appunto alla voce di Filomena Gallo, segretario nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, per il suo intervento introduttivo. Grazie a tutti. Benvenuti ai presenti, a chi ci sta seguendo in collegamento e buon compleanno alla nostra associazione, che per 20 anni ha attivato gli strumenti costituzionalmente previsti e il repertorio della non violenza per garantire diritti. Luca fondò questa associazione affinché vi fosse un'azione mondiale per la libertà di ricerca scientifica e ci riuscì innanzitutto all'ONU. Io arrivai in associazione Luca Coscioni e conobbi Luca con il referendum sulla legge 40. Conobbi Luca, Marco Cappato, Mirella Paracchini, Luigi Montevecchi, Rita Bernardini, Marco Pannella, Emma Bonino e fui affascinata da questo mondo, affascinata da Luca che con gli occhi muoveva le persone, che comunicava quello che tanti di noi non riuscivamo a comunicare. Il referendum non raggiunse il quorum e allora, da allora mi sono battuta per cancellare le proibizioni della legge 40 e grazie a decine di coppie e altri colleghi che vedo anche qui in sala siamo riusciti a cancellare parte dei divieti che erano proprio oggetto dei quesiti referendari. Ne rimangono sostanzialmente alcuni che stiamo cercando di rimuovere, l'accesso alla fecondazione assistita per le coppie dello stesso sesso, per i single, la legalizzazione della ricerca sugli embrioni non idonei per una gravidanza italiani. E proprio in questi giorni l'ONU ci richiama proprio su questi temi e tutto ciò diventa azione qui in Italia. Ma abbiamo agito anche fuori dai confini italiani. Siamo arrivati in Colombia, in Costa Rica, in Argentina, in Perù, favorendo giurisprudenza che ha dato vita a buone norme su aborto, fecondazione medicalmente assistita, ricerca e fine vita. Abbiamo recuperato azioni storiche pannelliane con la piena applicazione della legge sull'aborto, o la lotta alle barriere architettoniche, con le disobbedienze civili di Marco Cappato, Mina Welby e Gustavo Fraticelli, creato le condizioni perché alcune persone in determinate condizioni in Italia possano accedere al suicidio medicalmente assistito. Abbiamo determinato diritti
diritto e affermazione di diritti. Assistenza, cura, diritto ad avere il pieno rispetto dei diritti fondamentali. In questi anni siamo giunti ad ottenere dei risultati tramite l'attivazione delle giurisdizioni, perché sono intervenuti sia i tribunali di ogni ordine e grado, non perché il Parlamento di propria iniziativa abbia voluto dare delle risposte ai cittadini, ma sempre il recepimento di decisioni che costringevano il Parlamento a legiferare. Oggi cambia molto rispetto al passato, anche se c'è, in realtà oggi non cambia molto, no, non cambia molto, perché c'è un governo diverso, tendenzialmente ostile ad alcuni dei nostri temi, e noi continueremo a proporre a questo Parlamento, al legislatore, azioni e interventi che riguardano le nostre libertà, e continueremo ad attivare tutto ciò che abbiamo attivato in questi 20 anni per vedere poi piena applicazione di diritti fondamentali. Il nostro lavoro non è mai stato facile. Abbiamo scritto diritto per i diritti, continueremo a farlo perché molte sono le riforme che ancora dobbiamo portare a termine. Ci riusciremo grazie al contributo militante e all'iscrizione di persone qualunque. Insieme saremo più forti perché ogni nostra battaglia ha un volto, ha un nome. Molti sono qui in sala. Auguri a tutti e grazie. Grazie Filomena, grazie a voi, auguri appunto. Il programma è un programma impossibile, cioè un congresso di 3 giorni fatto in 2 ore, per cui in realtà è una celebrazione che serve non a così a autoencomiarci, sarebbe di utilità limitata, ma a trovare forza per il futuro. A questo serve la memoria, la risorsa della memoria, partendo da una cosa molto semplice, che è l'unica importante, quello che c'è di urgenza dentro di noi, come scienziato, come cittadino, come cittadina, come malato, malata, come persona con disabilità, come persona che vorrebbe una qualità della politica decente nel rispondere alle esigenze della società e delle persone. Questo è il metodo che Luca ha portato, con una forza straordinaria, che era proprio il distillato, il non potere parlare, no? Tutto quel tempo per riuscire a dire una parola, imponeva un distillato di forza nelle parole, mai parole inutili, parole di troppo. Le parole servivano e le azioni così faticose servivano a concentrarsi nella realizzazione di obiettivi. Credo che questo sia quello che non dobbiamo dimenticare per le lotte del futuro, naturalmente, non semplicemente per quello che abbiamo conquistato. E quindi io posso anche finirla qua, anche perché poi parleremo del fine vita. Sono molto felice che è arrivata la mamma di Luca, Anna, e Monica, la sorella, e Rodolfo, certo, il papà. Grazie per esserci, e allora direi insieme a voi di vedere questo tentativo di concentrato di questi 20 anni in pochi minuti con questo video, e poi Anna, se vorrai farci un saluto, te ne saremo assolutamente grati. Buon compleanno. Ciao. Sento sulla mia pelle tutta la responsabilità di una battaglia, i cui frutti saranno raccolti, tranne rare e fortunate eccezioni, dalle future generazioni. Anche come co-presidente dell'associazione che porta il nome di Luca, la mia volontà, la mia richiesta, che voglio porre in ogni sede, a partire da quelle politiche e giudiziarie,
e oggi nella mia mente più chiaro e preciso che mai poter ottenere l'eutanasia. Come associazione voi oggi avete parlato di una vittoria su questo versante che dà un duro colpo all'impianto proibizionistico della legge italiana sulla fecondazione assistita. Immaginate uno stadio pieno di culle. Oggi qui a Bruxelles abbiamo visto finalmente anche le cellule staminali embrionali approdare in clinica, quindi questo è un altro successo. Una vicenda che ha toccato molto l'opinione pubblica italiana e che è stata decisiva all'approvazione della legge sul biotestamento. La Corte Costituzionale stabilirà se sarà anche un mio diritto e soprattutto un suo diritto. Tutelare bene vuol dire anche smettere tutti questi dolori, solamente dolori e basta. La Corte Costituzionale apre al suicidio assistito. Visto l'articolo 530 del codice di procedura penale, assolve Marco Cappato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Scendi in piazza ed affronta e supera con noi quella frustrante apnea quotidiana. Usa la tua forza d'animo ed unisciti a noi nell'affermazione dei diritti. A Walter sia fornita la cannabis nelle forme, nei modi, nei tempi in cui ha diritto. Sono passati più di 40 anni dall'approvazione della legge sull'aborto in Italia e ancora non si recepiscono quelli che sono i miglioramenti in questo campo. In Etiopia, dove facciamo il congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica affinché nel mondo si rispetti il diritto a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni. Science is a human right. I cittadini devono poter sottoscrivere le iniziative popolari anche da casa, subito, con la firma digitale, come richiesto dall'ONU. È tempo di dare la parola ai cittadini. Vi invito a firmare il referendum e eutanasia legale. Non è gran cosa a mio parere, vado a firmare. Abbiamo raccolto 1.235.470 firme per l'eutanasia legale. E solo online oltre 630.000 firme per la cannabis legale. Abbiamo superato ogni aspettativa. Andremo avanti e conquisteremo questo diritto. Sono molto orgogliosa di lui. Io abbraccio tutti. Sarà un'azione che potrebbe essere anche ripetuta. Fate qualcosa, ma fatelo subito. Dobbiamo lottare per essere tutti quanti liberi di scegliere fino alla fine. Andiamo avanti da 20 anni e insieme alle persone continuiamo a scrivere e affermare diritti. Allora, abbiamo fatto in 3 minuti 20 anni di storia, ovviamente non c'era tutta, non poteva esserci tutta, ma ce n'era gran parte, forse negli elementi che sono stati più conosciuti, però c'è una famiglia che è dietro l'associazione Luca Coscioni e che è la famiglia di Luca. E no, è rarissimo, anzi forse non accade mai, che Anna Cristina, Monica e Rodolfo intervengano, però oggi festeggiamo anche con loro e con un suo intervento. Anna Cristina viene qui e ci dà un saluto, quindi grazie alla famiglia di Luca. Anna Cristina. Allora, sono molto commossa perché rivedere mio figlio è devastante, però voglio ringraziare prima di tutto mio figlio che ha fatto tutto questo, nonostante la sua malattia che l'ha portato a non parlare, a non camminare, a non fare più niente. E lo ringrazio immensamente anche se lui non è qui. Ringrazio mia figlia Monica che mi ha dato la forza di andare avanti e mio marito. Ringrazio tutti gli iscritti che hanno sostenuto questa associazione in tutti i momenti di questi 20 anni. E ringrazio anche tutta l'associazione Luca Coscioni, senza fare nomi perché non voglio lasciare nessuno. E non dico di più perché sennò mi metto a piangere.
Grazie, grazie Anna Cristina, Monica, Rodolfo. Luca ha iniziato questa battaglia più di 20 anni fa, qualche tempo prima, ma poi subito dopo decise di fondare un'associazione, l'associazione che porta il suo nome. Io invito qui a leggere la prima lettera che ha contraddistinto l'iniziativa politica di Luca in termini non solo di conoscenza nazionale, ma anche e soprattutto internazionale della sua battaglia. Proprio nei primi anni del 2000 c'erano le elezioni europee, c'erano le elezioni politiche e Luca piano piano prese in mano questa battaglia e divenne leader radicale di questo fronte, quello della libertà di ricerca scientifica. E per questo tentò di farsi accompagnare non solo dai tanti cittadini e cittadine malati o che richiedevano ovviamente la libertà di ricerca, ma dal mondo della scienza, e per questo lanciò un appello internazionale con una lettera che poi colse l'adesione di centinaia di accademici, professori, scienziati in tutto il mondo, e fra questi 50 premi Nobel. La lettera che scrisse e che racconta, descrive la sua storia e la sua iniziativa politica, ce la legge Ilaria Iacoboni, che è una nostra amica giornalista e che rappresenta tutti i giornalisti che ci sono vicino in queste nostre battaglie, che tentano di scardinare il muro del silenzio che troppe volte abbiamo trovato di fronte a noi. Questa la lettera di Luca Coscioni come appello internazionale per la libertà di ricerca. Buongiorno a tutte e a tutti. Egregio professore, scrivo a lei e a molti altri scienziati per proporle un impegno comune. Mi chiamo Luca Coscioni, sono laureato in economia e commercio e dottore di ricerca in economia ambientale. Ho insegnato politica economica alla Facoltà di Economia di Viterbo. Sono impegnato in prima persona nella lotta per la libertà della scienza e delle terapie, in particolare della ricerca sulle cellule staminali embrionali. Oggi in Italia quella ricerca è proibita e con essa è proibita la speranza per milioni di persone affette da gravissime e diffusissime patologie per le quali oggi non esistono terapie realmente efficaci. Per questo io ho bisogno ora del suo e del vostro sostegno. Se potesse incontrarmi non potrebbe sentire la mia voce. 5 anni fa sono stato colpito dalla sclerosi laterale amiotrofica. L'incontro con la sclerosi laterale amiotrofica, che colpisce una persona su 10.000, è decisamente sconsigliabile. Purtroppo però non si conoscono ancora le cause che ne determinano la patogenesi e così è impossibile prevedere quali siano i soggetti e i comportamenti a rischio. Questa malattia può forse essere curata ricorrendo alle cellule staminali, se e come ce lo potrebbe dire la ricerca scientifica. Però questa possibilità di cura è preclusa alle migliaia di concittadini che, come me, lottano quotidianamente per la propria sopravvivenza. Perché? Per l'ingerenza della Chiesa Cattolica, notoriamente contraria alla clonazione terapeutica e all'utilizzo degli embrioni soprannumerari a fini di ricerca. Questi ultimi sono embrioni comunque destinati ad essere distrutti, ma se fossero impiegati nella sperimentazione potrebbero invece contribuire a salvare la vita a milioni di persone. Secondo il rapporto Dulbecco sulle cellule staminali, il documento che contiene le raccomandazioni dei 25 saggi incaricati dal Ministro della Sanità di fare chiarezza sulla materia, sono infatti 10 milioni gli italiani che potrebbero essere curati e anche guarire se trattati con terapie basate su tali cellule. Sono i malati affetti da diverse patologie e tra queste morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica, atrofia muscolare spinale, lesioni traumatiche del midollo spinale, distrofia muscolare, tumori, leucemie, diabete, infarto, ictus. Sono tutte persone sofferenti in attesa di una legge sulla clonazione terapeutica. Mentre 6 mesi fa Stati Uniti e Gran Bretagna hanno detto sì alla clonazione terapeutica, oggi in Italia
Stiamo ancora discutendo se sia etico o meno utilizzare embrioni congelati, prossimi alla scadenza, se non già inutilizzabili. A quanto pare possono essere distrutti senza suscitare alcuno scandalo, ma non possono essere utilmente impiegati nella ricerca. Lottare anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno, ora dopo ora, contro la malattia che mi ha colpito, non ha dato un senso alla mia vita. Una malattia e la sofferenza che ne deriva non hanno mai un senso. Il senso alla mia vita lo sto dando io, vivendola come mi è consentito di viverla, amando, odiando, facendo politica, una delle mie passioni. Per questo ho deciso di candidarmi alle elezioni politiche insieme ad Emma Bonino, nella lista che porta il suo nome, dando corpo alla lotta per difendere la libertà di ricerca scientifica, la libertà di cura, la libertà di scegliere come e quando morire in caso di malattia incurabile e foriera di atroci sofferenze. Nel mondo civile e avanzato il confronto nasce e si sviluppa sulle idee. In Italia, invece, non si può nemmeno discutere. L'imperativo è proibire, proibire, proibire. Mi appello a lei, a tutti voi, a cui scrivo, premi Nobel e scienziati, per chiedere il vostro sostegno ad una causa che è mia, ma che è anche, soprattutto, sua, vostra. Io sono un esempio concreto di come il diritto alla vita e la libertà della scienza coincidano e diventino una cosa sola. Se il mio paese continuerà ad essere vittima dell'oscurantismo antiscientifico, milioni di cittadini come me continueranno ad essere condannati dall'irresponsabilità della politica prima che dalla gravità delle malattie. Per questo le chiedo di inviarmi un messaggio di sostegno alla battaglia e all'appello contro l'attacco alla libertà di ricerca e pratica scientifica e in particolare contro il bando alla sperimentazione sugli embrioni e alla clonazione terapeutica. La ringrazio. Vi ringrazio esprimendo il mio ringraziamento alla scienza, che è conoscenza, alla scienza che è anche tecnologia informatica, mediante la quale l'oceano di conoscenza e di ignoranza, di disperazione e di speranza, di amore e di odio, oceano che è in me, che è me e che il caso avrebbe voluto costringere al silenzio nello spazio angusto di una bottiglia, può invece rifluire, seppur lentamente, verso voi tutti. E questo era l'appello, lettera di Luca Coscioni. Hanno risposto a questo appello centinaia di accademici, scienziati, 50 premi Nobel, e fra questi cos'è Saramago? Che vediamo in questo video. Forse il sostegno di un semplice scrittore come me stonerà un poco nella lista di personalità scientifiche che con i loro nomi e il loro prestigio suggellano le affermazioni rese da Luca Coscioni nella sua lettera, così chiara e commovente. In ogni caso, potete disporre del mio nome purché la luce della ragione e del rispetto umano possa illuminare i tetri spiriti di coloro che si credono ancora e per sempre padroni del nostro destino. Attendevamo da molto tempo che si facesse giorno. Eravamo sfiancati dall'attesa, ma ad un tratto il coraggio di un uomo reso muto da una malattia terribile ci ha restituito una nuova forza. Grazie per questo. José Saramago. Ecco, questo era il video che raccontava la risposta di José Saramago, che poi dopo decise, dopo una richiesta che gli venne fatta, un incontro a Siena, di diventare anche presidente d'onore dell'associazione Luca Coscioni. Dobbiamo a quell'iniziativa di Giulia Simi a Siena questa possibilità di incontro che si colse al volo. Ma appunto l'associazione Luca Coscioni ancora non esisteva. E erano i
primi mesi, la metà dell'anno, se non sbaglio, del 2002, quando Luca Coscioni decide di annunciare questa nuova associazione. Lo fa in un comitato di radicali italiani e a leggere questo suo annuncio c'è qui Mirella Parachini. Buongiorno a tutti. Sì, era il 7 settembre 2002. Penso che sia venuto il momento di creare un'associazione per la libertà di ricerca. Alcuni compagni mi hanno convinto che debba portare il mio nome. Inizialmente avevo qualche perplessità, poi ho detto sì, per due diversi motivi. Il primo è che tutte, proprio tutte le associazioni che portano il nome di una persona vengono istituite a babbo morto. Per cui mi è sembrata finalmente una cosa carina che l'associazione portasse il mio nome, a Coscioni vivo. Non mi dispiace giocare con il quasi impossibile. Anche se questo gioco non mi piacesse, dovrei comunque giocarci. Il secondo motivo è che il mio volto e il mio corpo possono servire a meglio caratterizzare l'associazione e le sue finalità. È peraltro chiaro che il legame fra il nome dell'associazione e le sue finalità è strettissimo. Quindi la scelta della denominazione è cruciale. Io vorrei che questa associazione potesse fare sue tre battaglie. La battaglia per la libertà di ricerca scientifica, la battaglia per i diritti umani, civili e politici delle persone malate e disabili, la battaglia dei 5.000 italiani con sclerosi laterale amiotrofica. Ecco, permettetemi, dopo questa lettura, di dire grazie Luca, ma grazie a tutti questi 20 anni e a questa famiglia alla quale io mi sento di appartenere. Grazie. Grazie a Mirella Parachini. Quindi nasce l'associazione Luca Coscioni e qui abbiamo Rita Bernardini, che ne è stato non solo il primo segretario, ma nella piccola stanza, quando eravamo veramente in 3-4, non in migliaia quanti siamo adesso, quando non c'era tutta questa riconoscibilità, dovevamo ancora nascere, ha iniziato l'avventura dell'associazione Luca Coscioni con Luca. Tra i primi amici dell'associazione Luca Coscioni c'era anche Sabrina Di Giulio, che era amica di Luca e che è ancora qui e che saluto, ci è arrivata poco fa. Interverrà anche lei durante questa giornata. E adesso la parola a Rita Bernardini. So che devo parlare pochi minuti, quindi è difficile per me parlare in questo momento, che è un momento di grande emozione, perché sono passati 20 anni. Sono passati 20 anni, ricordo quelle prime riunioni, ricordo anche Luca Coscioni con Maria Antonietta Farina Coscioni, la dobbiamo ricordare perché stavano insieme ed era una lotta comune. E le battaglie, io ricordo quando facemmo proprio all'inizio la battaglia perché Luca Coscioni fosse membro della commissione di bioetica, e la risposta che ci fu data: tu non sei un tecnico, non sei uno scienziato. E Luca Coscioni che diceva: ma io la scienza, quello che non fa la scienza, lo vivo sulla mia pelle. Ed era naturalmente in corso la battaglia per l'utilizzo degli embrioni sovrannumerari per la ricerca scientifica. Venivano gettati, l'ha ricordato prima nella lettera ai professori, ai premi Nobel, Luca Coscioni, l'ipocrisia della politica, della religione, cioè si preferisce distruggere di nascosto, senza che nessuno sappia niente, piuttosto che poter proseguire
una battaglia che veramente, cioè personalità come Dulbecco, dicevano che avrebbe potuto salvare milioni e milioni di persone. E Luca lo segnalava con grandissima forza. Guardate, io concludo, voi sapete che siamo stati anni lontani, sapete anche che sono una disonorevole, perché per le mie disobbedienze civili, in una battaglia che è comune con l'associazione Luca Coscioni, cioè quella per la legalizzazione della cannabis terapeutica. Sapete che sono stata condannata insieme a Marco Pannella, quindi anche Marco Pannella è disonorevole non solo per la Prefettura di Roma, ma anche per chi esprime in questo momento, perché è eletto dal Congresso, la rappresentanza del Partito Radicale. Scritto nero su bianco, non accettata perché disonorevole. Io concludo con una frase di Marco Pannella che mi sembra pregnante, forte, e che ha detto poco prima di morire, e cioè che quando te ne vai bisogna vedere quante persone fanno della tua assenza una presenza. E credo che Filomena Gallo, Mina Uelmi, Marco Cappato abbiano sicuramente rappresentato, cioè sono stati loro stessi presenza per Marco, che non c'è più e che continua a vivere in questo modo, fare della sua assenza una presenza. Buon lavoro e buona vita. Grazie Rita. L'inizio dell'associazione Luca Coscioni, ma l'associazione Luca Coscioni continua ancora, facciamo un salto di 20 anni. Arriviamo dal 2002, da quel congresso, dalla preparazione di quel congresso in un piccolo hotel di Roma, ad oggi c'è qui Pietro Migliorati che ha rappresentato la continuità per quanto riguarda l'organizzazione di quel tesoro che sono gli iscritti, i simpatizzanti, quelli che contattiamo giornalmente, che ci darà un quadro di quello che è oggi l'associazione Luca Coscioni. Grazie Rocco, buongiorno a tutti. In questi 20 anni l'associazione Luca Coscioni ha potuto raggiungere successi e conquiste grazie alla determinazione del gruppo dirigente, ma soprattutto grazie al sostegno delle decine di migliaia di volontari, iscritti e donatori. Vorrei dare due parametri di confronto per capire quanta strada è stata fatta dal 2003 ad oggi. Nel primo anno associativo l'Associazione Luca Coscioni raccolse 1.600 iscritti, 120 donatori per 135.000 euro. Oggi, 13 dicembre, festeggiamo i 20 anni, abbiamo da poco chiuso l'anno associativo 2022 con 4.165 iscritti, 10.800 donatori, 15.000 persone che hanno firmato per il 5 per 1000, alcune persone che hanno fatto un lascito, per un totale di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Siamo partiti quindi da 135.000 euro e siamo arrivati a 2 milioni e mezzo, con una crescita costante nel tempo, collegata alle principali azioni che hanno visto l'associazione impegnata in questi anni, ma in particolare negli ultimi 4 anni che l'associazione ha raggiunto un connotato completamente diverso. Molte cose sono cambiate da quando l'associazione è nata nell'ambito della Galassia Radicale. Oggi è composta da uno staff di oltre 20 persone, tra dipendenti e collaboratori, ha una sede propria, si è dotata di strumenti moderni ed efficienti per la gestione della contabilità e della raccolta fondi, ma ha anche realizzato strumenti al servizio della conoscenza delle persone e dei loro diritti. Tra questi il numero bianco sul fine vita, Chatbot, il chatbot di intelligenza artificiale che risponde sul tema del fine vita, cannabis, aborto e contraccezione, l'app No Barriere per segnalare alle istituzioni comunali le barriere architettoniche che impediscono alle persone con disabilità di muoversi liberamente,
il gestionale Io Firmo per gestire volontari, punti di raccolta firme e durante le campagne referendarie e nelle proposte di legge. Ognuno di questi servizi è nato per dare risposta a quanti si sono negli anni rivolti all'associazione per chiedere informazioni e supporto per difendere i propri diritti. Chatbot è nato nella primavera del 2019, all'indomani dell'approvazione della legge sul testamento biologico. In quell'occasione fummo sommersi da migliaia di richieste di persone che ci chiedevano come compilare il modello di testamento biologico, come depositarlo, eccetera, eccetera. Tutte domande ricorrenti alle quali riuscivamo a rispondere dopo giorni con molto ritardo. Col supporto di Revevol, gratuito, è nato così il primo chatbot, battezzato appunto Chatbot, l'intelligenza artificiale al servizio dei cittadini. Da allora il sistema ha risposto a oltre 60.000 domande e oggi abbiamo incardinato un progetto per innovarlo dal punto di vista tecnologico per essere sempre più al passo coi tempi. L'app No Barriere, attiva dal 2015, ha subito diversi aggiornamenti, altri ne faremo, e da allora ha consentito di segnalare oltre 2.000 barriere. Il numero bianco, che nasce col contributo di Valeria Imbrogno e che grazie alle sue precedenti esperienze è riuscita con Matteo Mainardi a mettere insieme e formare un gruppo di oltre 30 volontari che tutti i giorni si alternano per risposte a domande su DAT, testamento biologico, cure palliative. È attivo dal gennaio del 2001 e ad oggi ha risposto ad oltre 4.000 persone. In questa breve sintesi ho cercato di dirvi cosa l'associazione è diventata in questi anni e quindi grazie davvero a tutti coloro che ci sostengono nelle varie forme possibili. Buon lavoro. Grazie a Pietro Migliorati, stiamo facendo la storia dell'Associazione Luca Coscioni e quando si parla di storia dell'Associazione non si può che ricordare l'inizio in cui abbiamo avuto il sostegno di tanti professori che appoggiarono Luca e fra i primi ce n'erano due, uno era Giulio Cossu e l'altro era Gilberto Corbellini. Sono stati entrambi presidenti dell'Associazione Luca Coscioni, sono stati entrambi consiglieri generali, sono iscritti, amici, partecipano sempre e oggi è qui il nostro Gilberto Corbellini per un suo intervento, professore di storia della medicina, ha fatto parte anche del Comitato Nazionale di Bioetica, non ricordo tutte le sue cariche perché sarebbe inutile, ma è qui per raccontarci come lui si è avvicinato e che significato ha oggi quella battaglia iniziata da Luca 20 anni fa. Grazie, mi fa molto piacere essere qui con voi. In effetti 20 anni fa Luca mi invitava con un'email a far parte dell'associazione e la mia prima risposta fu: io sono allergico a ogni forma di associazionismo. Replicò che capiva la mia posizione, ma non vedeva altro modo di discutere pubblicamente di idee comuni, come la libertà di ricerca scientifica quale cardine di ogni liberal democrazia e il disagio per risorgere in Italia di un integralismo religioso che spadroneggiava sui temi bioetici. Aveva una certa fretta Luca, come sappiamo, ma aveva compreso anche molto chiaramente, molto lucidamente, che la ricerca sulle staminali avrebbe costituito negli anni a venire una frontiera per discutere, confrontarsi laddove era possibile, sui diritti civili e umani che potevano essere in qualche modo ridisegnati e ampliati. Quelle idee rimangono di drammatica attualità. Gli scenari però, a mio giudizio, sono cambiati in peggio, tranne forse per la percezione sociale relativa alle battaglie e ai diritti di fine vita. Le altre libertà individuali sembrano non interessare in Italia come elementi costitutivi delle dinamiche liberal-democratiche. E questo non sorprende, le istanze di libertà discendono dalla conoscenza, e anche questo Luca lo diceva, in particolare da quelle conoscenze che sono falsificabili e quindi anche da qualche percezione di controllo sull'incertezza del futuro, non viceversa. Rispetto a 20 anni fa, la qualità intellettuale anche della comunità scientifica in Italia è declinata.
Lo si è visto con Covid-19, l'orgia mediatica di esperti, soprattutto nell'esibizionismo narcisista, ha peggiorato la fiducia sociale nella scienza e negli scienziati. La politicizzazione degli enti di ricerca e regolatori, la liquidazione di eccellenze scientifiche e la spartizione consociativa del PNRR ricerca inducono quasi alla rassegnazione. Io penso che nel dopoguerra forse la scienza in Italia non è mai stata meno libera di adesso. Sul fronte etico è in corso uno tsunami. Il pluralismo consente di negoziare tra punti di vista, lo sappiamo, lo vediamo in tutto il mondo avanzato e libero, attraverso cui viene data la scalata alle libertà individuali, riducendo così minorità e sofferenza. Qui ci aspettano anni di etica confessionale di Stato, certificata. La composizione del Comitato Nazionale di Bioetica sembra una freddura. Non conta nulla il CNB, ma è sempre stato un buon rilevatore della qualità della morale istituzionale che si respira, e questa qualità oggi è davvero pessima. L'autocrazia etica sarà nei prossimi anni la cifra delle scelte in merito a ricerca, nascita, scelte personali, dolore e morte. Si dice che alcuni esponenti del governo si siano acculturati leggendo gli eccellenti romanzi di un fervente cattolico e reazionario come Tolkien. Ma persino lui, nel Signore degli Anelli, fa trionfare il bene grazie al pluralismo della Compagnia dell'Anello, non attraverso il culto del monolito malvagio con l'occhio di Sauron. Vado a chiudere con un'altra citazione colta, se mi permettete. Alla fine del terzo episodio di Guerre Stellari, la Repubblica è sconfitta e l'impero trionfa. La religione assolutista del lato oscuro spande sull'universo la sua coltre dogmatica. Il maestro Yoda, ecco il maestro che volevo citare, salendo su una navetta dice: in esilio devo andare, fallito io ho. Perché aveva fallito? Beh, le scuole di pensiero sulla questione si dividono nel dare risposta. Per me si era lasciato distrarre dalle trame della politica, per cui non aveva saputo proteggere l'ordine dei cavalieri Jedi e i valori laici della forza. Ognuno interpreti l'apologo come preferisce. Io, e concludo, lo leggo attraverso le parole di Luca, pronunciate al Congresso per la Libertà di Ricerca di Roma il 16 febbraio 2006. Diceva: è la democrazia ad essere messa in discussione come spazio di confronto e di libertà su temi come la vita, la morte e la qualità della salute degli individui, quando l'acquisizione del sapere, risorsa inesauribile per la sopravvivenza e il benessere delle persone, è negata ad essa. Grazie Gilberto Corbellini. Entriamo nella parte istituzionale della presentazione delle petizioni. Siamo qui perché portiamo al Parlamento le iniziative dell'Associazione Luca Coscioni su tutti i fronti che ci impegnano quotidianamente. L'Associazione Luca Coscioni è spesso raccontata come quella che si occupa di morte, tralasciando che non è che ci occupiamo di morte, ma ci occupiamo di vita e del poter far scegliere a ciascuno come voler trascorrere e terminare la propria vita. Ma non solo è un errore semantico, un errore di concetto che viene espresso dai nostri detrattori, ma anche fondamentalmente una bugia, perché l'Associazione Luca Coscioni si occupa di tanto altro e fra le prime questioni di cui l'Associazione Luca Coscioni si è occupata c'è quello dei diritti delle persone con disabilità. E potrei leggervi la petizione, che sostanzialmente si concentra sulla attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è un grande manifesto se davvero fosse applicato. Ma prima di declinare tutte le nostre iniziative su questo campo, voglio ricordare una grande battaglia che facemmo tanti anni fa con Rita Bernardini, con Bruno Toscari, con Severino Mingroni, con Pier Giorgio Welby, che era quella del voto per il diritto di voto dei malati intrasportabili.
fino alla nostra battaglia, che fu una battaglia anche di scioperi della fame, e voglio ricordare anche perché l'ho scoperto ultimamente, cioè l'ho ricordato ultimamente, ha fatto parte anche di quella iniziativa Francesco Spadaccia, un giovanissimo Francesco Spadaccia che purtroppo ci ha lasciato. E noi riuscimmo a conquistare un diritto che ancora oggi è presente prima delle elezioni e lo vediamo pubblicizzare sulle reti nazionali. 15 giorni prima delle elezioni bisogna prenotare, bisogna comunicare la necessità di votare presso la propria abitazione se si è nelle condizioni di non poter arrivare al seggio. Quindi quella fu una grande conquista dell'Associazione Luca Coscioni, che rimane come è una grande conquista quella che, a partire dai diritti delle persone con disabilità, quella sul poter firmare, chi non si può recare presso un tavolo, chi non si può arrivare presso la casa comunale dove firmare una petizione, un referendum, un'iniziativa di legge popolare, ebbene, proprio quelle persone dovrebbero avere il diritto di poter firmare. Quei cittadini non lo avevano fino a che una grande battaglia iniziata con Mario Staderini alcuni anni fa, continuata con il nostro Marco Gentili e proseguita in Parlamento da Riccardo Maggi, ha ottenuto una grande conquista, che è quella appunto di poter firmare il referendum attraverso la firma elettronica qualificata. Ed è proprio a partire dai diritti delle persone con disabilità. Qui, Alessandro Gerardi è stato in prima fila, avvocato per i diritti e la libertà di movimento di ciascuno. È inconcepibile che ci siano persone che siano libere di muoversi, seppure con marciapiedi dissestati, e persone che sono in un disperato lockdown, non dipendente dalla pandemia ma dalle condizioni delle nostre infrastrutture. Ecco, tutti questi sono i temi che riguardano questa petizione, e ad Alessandro Gerardi, avvocato che ha portato avanti tutte queste iniziative, chiedo di avvicinarsi, di raggiungerci qui in presidenza. Darò la parola a lui dopo averla data a Sabrina Di Giulio. Sabrina è lì, rimarrà lì, verrà inquadrata. Sabrina, amica di Luca, è presente nell'Associazione Luca Coscioni dal primo giorno, da quando Luca ha voluto creare questa associazione. Lei le è stata a fianco da amica e da combattente. Vicino a lei c'è Marco Leopardi e molte immagini che abbiamo visto oggi le dobbiamo a lui, che ha raccontato la vita di Luca attraverso un suo film documentario, Il Maratoneta, e quindi ringraziamo anche lui per la sua opera di professionista ma anche di militante con l'Associazione Luca Coscioni. Allora sono felice di dare la parola a Sabrina Di Giulio. Buongiorno a tutti. In ricordo del mio caro amico Luca Coscioni voglio raccontarvi il mio secondo incontro con lui. Era al mare con la sua famiglia e andammo a trovarlo. In quell'occasione mi mostrò il suo computer con una tastiera virtuale e un programma di click automatico. Per un malato di SLA come noi, con l'uso limitato delle mani, era un'innovazione rivoluzionaria. Luca era sempre un passo avanti e mi lasciai ispirare, riconquistando così il diritto di parola, che la malattia mi aveva tolto. Tornai a comunicare grazie al computer. Quando Luca fondò l'associazione e mi chiese di partecipare, accettai di dare il mio piccolo contributo. Questa associazione negli anni ha raggiunto tanti importanti traguardi e tanti sono quelli che si è prefissata, tra cui quello di assicurare a tutti i cittadini un'assistenza appropriata e omogenea su tutto il territorio nazionale. Quando sono stata dimessa dall'ospedale a seguito di un periodo in terapia intensiva, mi sono state prescritte 24 ore di assistenza e fino ad oggi ne ho avute solo 6 dalla ASL. Mi ritengo mediamente fortunata perché in altre regioni questo servizio non esiste, mentre in altre avrei avuto subito tutte le ore. Insomma, quando un cittadino italiano si ammala, in base a dove abita avrà un'assistenza diversa e ciò non è giusto,
ne risponde ai livelli essenziali di assistenza. Infatti ho constatato che tra una regione e l'altra c'è una vera e propria muraglia cinese rappresentata dalle disposizioni regionali e dalla burocrazia. Se nel Lazio un malato di SLA viene assistito 6 o 12 ore al giorno, nelle Marche potrebbe non avere neppure quelle ore di copertura, poiché non tutte le ASL organizzano il servizio di assistenza ad alta intensità a domicilio, nonostante sia contemplato nel Piano Sanitario Nazionale. I pazienti allo stesso stadio di malattia hanno gli stessi bisogni, le stesse criticità e hanno diritto a simili trattamenti, dovunque si trovino in Italia. Allo stato attuale, non possono essere garantiti a tutti i malati i livelli essenziali di assistenza e non è salvaguardata l'omogeneità dell'assistenza come previsto dal PSN. Questo si ripercuote pesantemente sulla quotidianità dei malati gravi e sulle loro famiglie, che sono costrette a sobbarcarsi, quasi interamente, la mancanza di assistenza da parte del servizio sanitario, con effetti a volte devastanti sui nuclei familiari. Se il fondo per la non autosufficienza fosse più cospicuo, si potrebbe dare avvio a progetti di vita indipendente sicuramente più calzanti alle esigenze dei malati. Scegliendo due o tre operatrici che si avvicendino, si potrebbe far fronte a tutto ciò di cui il paziente ha bisogno. Il modello di cura a domicilio per i malati gravi, ritengo sia il metodo migliore, più economico dell'ospedalizzazione e più confortevole per la persona che può trovare in famiglia la motivazione per andare avanti e contrastare la malattia. In ogni regione auspico la diffusione di questo tipo di presa in carico come previsto dal PSN, al di là delle autonomie regionali. Ringrazio Luca per avermi coinvolta in questa sua associazione e ringrazio tutti coloro che instancabilmente ne hanno preso in mano le redini, portando avanti molteplici battaglie per i diritti e la libertà di scelta. Grazie Sabrina per questi tuoi interventi che ci ricordano sempre la necessità dei percorsi di assistenza e cura per le persone non autosufficienti e perché siano finanziati questi percorsi e questa assistenza con risorse davvero significative e adeguate. E Alessandro Gerardi, avvocato, dopo di lui Maria Teresa Agati, chiedo a loro dei brevi e veloci flash sui temi delle barriere architettoniche e degli ausili e protesi e poi continuiamo con le nostre petizioni e la firmeremo non solo formalmente, la firmeremo formalmente qui al tavolo. Alessandro Gerardi. Sì, grazie Rocco. Come diceva giustamente Rocco, una delle caratteristiche principali che ha contraddistinto l'agire dell'Associazione Luca Coscioni in questi 20 anni è stata sicuramente l'attivazione della tutela antidiscriminatoria in favore delle persone con disabilità. In questo lungo arco temporale l'Associazione è riuscita a promuovere in sede legale ma anche in sede extragiudiziaria più di 60 procedimenti e tutti quanti promossi sulla base della legge 67 del 2006. Grazie a queste iniziative legali siamo riusciti a ottenere da parte di privati, pubbliche amministrazioni, aziende di trasporto, aziende pubbliche, la cessazione di condotte discriminatorie che si trascinavano da anni e il conseguente abbattimento, il superamento di importanti barriere architettoniche e sensoriali. Siamo quindi riusciti a rendere accessibili finalmente edifici scolastici, edifici comunali, piazze, strade, fermate degli autobus, stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie, esercizi commerciali, spiagge e tantissimi altri luoghi privati e pubblici. Tutte queste iniziative testimoniano che oggi le persone con disabilità hanno una legittima aspettativa a vedersi riconosciuti come cittadini al pari di tutti gli altri. Da questo punto di vista, quello che l'azione dell'Associazione Luca Coscioni ha messo in risalto è che l'atteggiamento paternalistico con il quale lo Stato in passato si è occupato di questi problemi, quando ci è riuscito a occuparsene, e c'è questo atteggiamento per cui bastava dare qualche sussidio alle persone con disabilità per pensare di aver risolto i loro problemi, quando poi in realtà li si relegava dentro casa disinteressandosi completamente dei loro problemi per tutto il resto dell'anno. Ecco, questo atteggiamento paternalistico oggi non è più sufficiente. Non è più sufficiente perché nonostante le possibili ed eventuali aumenti delle pensioni di invalidità, dei sussidi e delle provvigioni, tutto questo non potrà mai sopperire alla mancanza di inclusione sociale, lavorativa e scolastica di queste persone. Grazie.
Grazie Alessandro Gerardi, e ricordo la sua battaglia che ha avuto al fianco Gustavo Fraticelli, che non è potuto essere qui ma ci saluta. Con lui c'è stato il primo grande successo che ha aperto la strada alle condanne per discriminazione da parte delle amministrazioni pubbliche nei casi che ricordava Alessandro. Adesso sugli ausili, le protesi, Luca Coscioni iniziò la sua battaglia sul comunicatore simbolico, così si chiamava, la possibilità di scrivere con gli occhi attraverso il computer e parlare attraverso il sintetizzatore vocale. Ecco, quella battaglia dura da 20 anni, e a rappresentarla al meglio qui c'è Maria Teresa Agati. Non credo di rappresentarla al meglio, perché sono qui ancora a denunciare delle inadempienze pesanti. Ero emozionata stamattina sentendo le parole, il pensiero di Luca, perché queste possono arrivare fino a noi, ma potevano essere espresse anche allora attraverso dei meccanismi, attraverso dei dispositivi, attraverso dei comunicatori che permettevano, con le abilità residue, col minimo di movimento, a volte anche solo delle pupille, di scrivere, di parlare. Sabrina, Marco Gentili riescono sia a star seduti che a parlare, perché hanno dei dispositivi che sono adeguati a farlo. Bene, la nostra associazione ha intrapreso una battaglia pesante, una battaglia con tutti gli strumenti che possiamo avere a disposizione, ed ha ottenuto dei risultati importanti. Delle leggi, delle norme che ci permettono di pensare di poter ottenere i dispositivi più moderni, più all'avanguardia. Ma le leggi sono rimaste lettera morta. Nonostante oggi i dispositivi, la fornitura di protesi, ortesi, quindi carrozzine, comunicatori, ma qualunque altra cosa la tecnologia mette a disposizione delle persone per poter rendere la loro vita il più confortevole possibile, per poter dare alle persone la dignità di restare a casa, ma anche di poter comunicare, ma anche di poter muoversi, di poter stare, come dicevo, nel miglior modo possibile. Allora, le leggi le abbiamo ottenute, abbiamo ottenuto anche delle importanti vittorie, una class action che abbiamo fatto giusto qualche mese fa, poche settimane fa ci è stato comunicato che l'abbiamo vinta, ma una settimana fa, 10 giorni fa, abbiamo visto il Ministero appellarsi dicendo che sì, l'abbiamo vinta, cioè quindi quello che noi abbiamo chiesto, poter fornire a ogni persona con disabilità quel corredo di ausili adeguato alle sue necessità, beh, è una cosa che l'abbiamo, è stata scritta, è stata ottenuta, ma è da contestare. Perché? Perché ad oggi resta in vigore e continua ad essere vigente l'elenco dei dispositivi erogabili che avevamo licenziato nel, non è un errore, lo dico a voce alta, 1999. E il Ministero ci dice le nuove leggi, i nuovi elenchi, soprattutto il fatto che la fornitura di dispositivi medici, quindi di protesi, ortesi, ausili alle persone con disabilità, sia entrata nei livelli essenziali di assistenza e ci sia un elenco un pochino più aggiornato rispetto a quello del 1999, nonostante questo, siccome non sono state ancora definite le tariffe, quella legge, quell'elenco non è in vigore, e quindi, per favore, usate gli elenchi del 99. È inutile che il Presidente Mattarella, nella sua intervento nella giornata per la disabilità, ci ricordi che oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante. Noi oggi o usciamo dalle norme e ci inventiamo la possibilità di fornire qualcosa che non è descritto, oppure, invito di 10 giorni fa del Ministero, fate riferimento che agli elenchi e alle descrizioni del 99, che sono gli unici legittimati. Quindi, come Coscioni, abbiamo una grossa battaglia, Rocco, da fare. Prima di tutto, far rispettare quelli che sono diritti acquisiti. Non andiamo ad inventarci cose nuove. Vogliamo che siano rispettati i diritti acquisiti. Vogliamo che nei livelli essenziali di assistenza
non solo virtualmente ci siano i dispositivi medici, ma ci siano dispositivi reali. Vogliamo che quello che abbiamo ottenuto con tante battaglie effettivamente si trasformi in aiuto vero, solido, concreto alle persone con disabilità, perché possono vivere al meglio delle loro possibilità. Grazie. Grazie Maria Teresa Agati. E allora, noi adesso facciamo, e io farò come primo firmatario, rappresentando tutti quelli che mi seguono, la firma di questa petizione che presentiamo al Presidente del Senato Ignazio La Russa, prima di questa cerimonia. L'ultimo video dura 45 secondi, è di un nostro caro amico che segue uno dei fronti dell'iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni, che lo vede impegnato lui stesso in prima persona col suo comitato Love Giver, di cui è presidente, sull'assistenza sessuale Max Olivieri. Sono Max Olivieri e ci tenevo tantissimo a fare gli auguri alla Luca Coscioni per i suoi 20 anni, 20 anni di battaglie. Battaglie per i diritti delle persone. Probabilmente, anzi sicuramente, per tanti diritti ce ne vorranno altri 20, forse altri 40, ma non molleremo di un centimetro. Abbiamo ancora bisogno di lottare per l'eutanasia, per una libertà di scelta di vita, una libertà di scelta di morte. Vogliamo l'assistenza sessuale per persone con disabilità, vogliamo tutti quei diritti che fanno sì che la vita di ogni persona sia una libera scelta. Forza Luca Coscioni, forza a tutti noi e ancora auguri. Grazie a Max Olivieri. E allora la petizione su questi temi, la prima firma sarà quella di Rocco Berardo. Ok. Quella stampata meglio. C'è quella vera e quella farlocca, e quindi firmerà quella vera. Qualcuno di voi potrebbe dire: le petizioni non contano un benamato nulla. E questo è vero. È vero nella disapplicazione di fatto imperante di ogni regola e di ogni rispetto della Costituzione e delle sue forme, per cui le leggi di iniziativa popolare che abbiamo depositato a 9 anni fa, sono rimaste lì. Però l'articolo 71 della Costituzione dice: il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, non il popolo si esercita a raccogliere firme e poi questi fanno come vogliono. La petizione è una cosa seria, trattata come una buffonata. Oggi affidare gli obiettivi della mozione dell'Associazione Luca Coscioni significa anche chiedere che le petizioni siano trattate come una cosa seria, come chiede la Costituzione. E significa trattare la Costituzione come una cosa non solo seria, ma viva, reale. Quindi viva, viva anche questa petizione. Prima firma Rocco Berardo. Grazie. E con questo entriamo prima con l'ultimo saluto, perché appunto l'Associazione Luca Coscioni è andata avanti naturalmente dopo la morte di Luca, avete sentito le sue parole nel fondarla. C'è un minuto di saluto, alla cerimonia, alle esequie di Luca, e il saluto di Marco Pannelli. Volume. Dormi, riposa, Luca, riposa anche il mare. E tu sei un po' un mare, consentimi di dire, senza sosta, che lo continuerai a muovere e commuovere maree, pensieri e cose. Ciao. Grazie Luca, ma anche grazie Marco. Puoi fermare il video, grazie. E ora andiamo a altri temi e altre petizioni, proprio perché, come l'abbiamo detto all'inizio,
è una celebrazione che serve per il futuro. Marcello Crivellini non può essere qui presente, siamo in grande ritardo, però ho come l'impressione che il tempo potrà essere recuperato sulle presenze istituzionali, che saranno forse meno nutrite dello sperato. Quindi con non so se chiamarla fiducia, chiediamo a Marcello Crivellini di sintetizzarci gli obiettivi e a Laura Santi sul tema, diciamo, del sistema sanitario e delle cure. Marcello. Laura è pronta, fatemi sapere se ci sono problemi con il video. Posso dare la parola anche a Laura. Allora, diamo la parola a Laura Santi. Buongiorno a tutti. Ilaria, Eleonora, Anna Rita, Alessia, Françoise, Lilia, Ilaria G, Giusi, Angela, Sara, e poi ancora Silvia, Miriam, Dalia, Marisa, Claudia, Flavia, Madeline, Deborah. In 5 anni da che la mia sclerosi multipla si è aggravata e mi ha condannato alla totale non autosufficienza, questo è l'elenco delle assistenti domiciliari che si sono succedute per me, pubbliche, poche a carico dell'ASL, private di tasca mia. Tutti questi cambi in soli 5 anni in cui la mia disabilità è diventata sempre più grave e complessa da gestire, e mio marito Stefano, il mio caregiver, sempre più solo e maturo, con i suoi 60 anni compiuti e con la forza fisica che cala. La solitudine assistenziale è una tragedia. La mancanza di un'assistenza pubblica adeguata, la discontinuità che mi condanna ogni volta con più fatica per la malattia andata avanti a dover istruire nuove operatrici che non capiscono nulla del mio corpo, è un calvario. Il problema è di sistema. I fondi erogati allo Stato e dalle regioni, appunto con la solita disparità regionale, sono pochissimi. A cascata le ASL danno alle cooperative che mi gestiscono il servizio pochi spiccioli. Le migliori operatrici prima o poi si stancano di questi contratti e se ne vanno. Ritrovarne adeguate è un'utopia, e sì che le mie ore settimanali sarebbero pensate soltanto 14, abbiamo sentito prima da Sabrina che ce ne sono ancora di meno, no? Anche a causa di questa disparità regionale e di queste risorse. E nel frattempo mio marito Stefano, che è mio caregiver, perde i lavori per rimpiazzare lo Stato e assistermi, si mette sempre più in casa, non riceve alcun aiuto, non è tutelato né riconosciuto come caregiver familiare. Nel frattempo le cooperative, come navi da galera, perché tali sono, navi da galera, ogni assistente che va riescono a rimpiazzarla magari con un'altra del tutto improvvisata, o che è aggressiva e mi tratta in malo modo a casa mia, o che mi fa cadere in terra perché non sa sollevarmi, o che mi sfinisce per le spiegazioni su come gestirmi, o che mi suda o mi fuma addosso, o che non si lava e puzza. Da queste persone, da queste mani, io sono costretta ogni giorno a farmi alzare dal letto, lavare, pulire, vestire, movimentare H24, nutrire, assistere in toto. Non posso scegliere, devo accontentarmi di quello che viene, perché il mio corpo non mi appartiene più. Questa non è una vita dignitosa. Oggi, nel ventennale della nostra associazione, faccio un appello alla politica: che vi siano più fondi per la non autosufficienza, che vi sia un monitoraggio sulla qualità dei servizi delle cooperative, di tutti i servizi erogati alla persona fino all'ultimo livello, e che ci sia anche un trattamento migliore, un salario minimo per le operatrici, per un'assistenza finalmente adeguata, per una continuità, questa tanto agognata, assistenziale,
per più ore di autonomia e poi che venga finalmente riconosciuta e tutelata con trattamenti sostanziali e non di facciata la figura del caregiver familiare. Significherebbe tutto questo meno abbandono, meno solitudine, più inclusione. Perché l'autonomia che per noi persone disabili e relativi caregiver si realizza soltanto con l'assistenza è letteralmente la vita. Grazie. Grazie Laura Santi, che tra poco sarà la firmataria della mozione. Chiedo a Giusy Versace, alla senatrice Giusy Versace, di venire qui a raggiungerci per il suo intervento. E naturalmente per noi le presenze istituzionali sono importanti e le vogliamo, le dobbiamo valorizzare al massimo, e Giusy ce lo consente. Giusy. Grazie. Beh, buongiorno a tutti. Volevo arrivare un po' più in forma, anche volevo fare un ingresso più scattante, ma sono un po' acciaccata. Intanto vi ringrazio non solo per avermi coinvolta, io sono felice del fatto di esservi amica, posso dire così, e sono anche fortemente convinta che a 20 anni sia tutta una vita davanti. Cioè, non è un traguardo, ma è proprio un punto di partenza. Siete giovanissimi, 20 anni... 20 anni in cui si è seminato e in cui c'è ancora molto da fare. Nella mia personale esperienza, lo dico per quelli che non mi conoscessero, io ho perso le gambe in un incidente stradale, sono diventata poi mio malgrado punto di riferimento per tanti con disabilità fisica, sono diventata un'atleta paralimpica, ho fondato anche io una onlus per aiutare le persone con disabilità ad avere le stesse opportunità che ho avuto io. Mi sono trovata catapultata in quello che amo definire il popolo degli invalidi, perché in realtà c'è un mondo che spesso viene considerato come un mondo a parte, invece è veramente una parte integrante del mondo. Poi si parla spesso di inclusione, ma ci si dimentica anche il concetto di integrazione. Insomma, dovremmo proprio fare un dibattito ad hoc. Quello che mi sento di dire è che io personalmente intanto mi sento una vostra alleata su tante battaglie, una tra tutte assolutamente quella dell'aggiornamento del nomenclatore nazionale, dei LEA. Purtroppo, proprio entrando in politica, e vi confesso che io sono entrata in Parlamento in punta di piedi, seppur in carbonio, ma in punta di piedi, ho iniziato a studiare, ad ascoltare, a comprendere che il tempo non bastava per nessuno, che ci sono tante priorità, che la disabilità è un ventaglio vastissimo. Ma soprattutto ho avuto la possibilità di rendermi conto che purtroppo il muro più grande da abbattere spesso non è tanto quello normativo, ma quanto quello culturale. Perché alla fine anche dietro chi le norme le fa, ci sono delle persone che hanno degli approcci totalmente diversi. E finché si guarderà alle voci legate alla sanità come voci di spesa e non come investimento, a lungo termine anche per il sistema sanitario nazionale, non solo per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, per le cure, per l'erogazione di protesi, ausili e di dispositivi di tecnologia avanzata. Io dialogo quasi quotidianamente con tantissimi ragazzi che si scontrano anche con l'ignoranza di quelle persone che spesso stanno allo sportello e non riescono ad accogliere o a evadere le loro richieste per mancanza di formazione. Banalmente ci sono delle cose che lo Stato prevede e che tante volte le persone allo sportello non sanno. Viceversa, ci sono delle persone che pensano di sapere tutto e invece non sanno niente. Questo rallenta assolutamente il procedimento. Io non ho la bacchetta magica solo perché sono in Parlamento, però ho un prezioso strumento che ho messo a disposizione, che vi metto a disposizione e che continuerò a mettere a disposizione, quello di non solo intervenire lì dove è possibile, ma tenere i riflettori accesi su tematiche che molti non reputano prioritarie, per far comprendere e smuovere anche le coscienze di chi comunque il telecomando ce l'ha in mano, che disabili innanzitutto non sempre si nasce, a volte lo si diventa nel corso della vita. Io l'ho provato sulla mia pelle, ma l'ho potuto anche constatare confrontandomi
con le persone, dietro le persone ci sono delle storie, dietro quelle storie ci sono anche delle famiglie. Quest'anno la cosa più assurda che mi ha lasciato anche molto perplessa è stata anche la poca attenzione, la carenza di fondi proprio sulla disabilità in questa legge di bilancio attualmente in discussione, il mancato aggiornamento, rifinanziamento del fondo per i caregiver. Si parla tanto di caregiver, si parla tanto di inclusione, si parla tanto di sport, però poi alla fine se non ci sono gli strumenti necessari per attuare, come dire, per garantire quel diritto di cui tutti parlano, alla fine restano solo parole al vento. Io non sono qua, cioè vi ho ascoltato un po', mi fermerò ancora un po', purtroppo poi devo riscappare in aula, però volevo assolutamente non solo farvi gli auguri, vorrei augurarvi soprattutto di spegnere tante altre candeline, confermare la mia totale collaborazione per quello che mi è possibile, da ora, cioè, l'ho dimostrato prima ma da ora in avanti. Vi chiedo di non mollare, non fatevi prendere dalla rabbia, cerchiamo di tirare fuori il buono dalle cose e dalle persone, cerchiamo di fare squadra come lo sport a volte insegna, perché in modo trasversale sono convinta che potremo dare un cambiamento importante. In bocca al lupo a tutti noi, a voi, continuate così, sono felice anche che abbiate scelto questa data, che tra l'altro oggi è la giornata nazionale del cieco, peraltro se non sbaglio è anche la giornata in cui è stata confermata, attuata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che forse anche il Parlamento dovrebbe un po' risfogliare. Ecco, io in questo lo ricordo a tutti i colleghi. Grazie, buon proseguimento e in bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie a Giusy Versace e a Gianfranco Scavuzzo, che è qui, che è un nostro pilastro all'interno del palazzo, Salvatore Cimmino, che è qui, che saluto, dice spesso, molto spesso, che le barriere sono le barriere innanzitutto mentali, più che quelle che fanno più male, no? Ancora di quelle fisiche o architettoniche. La disabilità risiede nella società e non nella persona. Quindi saluto anche moltissimo Salvatore e a questo punto Laura Santi, la prima firmataria della petizione. Perché è importante queste petizioni anche con il primo firmatario? Perché cosa vuol dire rispettarle? Significa che siano discusse, che ci sia un'audizione, che magari i temi posti siano oggetto di uno studio parlamentare, come l'Ufficio Studi del Parlamento può fare. Quindi ci sono tanti modi di non girare la testa dall'altra parte e ovviamente l'impegno per l'associazione è di dare seguito, capire qual è la commissione parlamentare alle quali vengono assegnate, in che occasione ne discuteranno. Quindi chiederei di portare la petizione sul tema del sistema sanitario e degli assistenti, dei caregiver, a Laura perché lo possa sottoscrivere. Nel frattempo invito, già qui presente in presidenza, il nostro co-presidente Michele De Luca, che insieme a Giulia Demofonti ci parlerà di malattie rare e ricerca, naturalmente qui anche Stefania Bettinelli, poi parleremo anche di quello che insieme all'Associazione Le Ali di Camilla, l'Associazione Luca Coscioni fa. Laura Santi sta firmando la petizione, il video con le proposte di Marcello Crivellini sul sistema sanitario naturalmente lo metteremo in rete e lo invieremo ai parlamentari responsabili della Commissione. Salutiamo e ringraziamo da qui Marcello Crivellini. La parola al nostro co-presidente Michele De Luca. Luca aveva una grande visione sulla ricerca, su quello che la ricerca può fare con le staminali, in un'epoca in cui sulle staminali si parlava poco, e aveva ragione. Noi abbiamo diverse staminali embrionali in questo momento che sono in sperimentazione clinica in giro per il mondo per patologie gravi, quali la cecità, da diverse forme, non entro nei dettagli, ovviamente è il Parkinson. Quello che Luca non aveva visto è che una volta trovata una terapia per una malattia rara o per una malattia devastante,
la strada non fosse conclusa e finita. Non aveva potuto immaginare Luca che nel momento in cui una terapia per una malattia rara, grave, devastante si trova e funziona ed è sicura ed è efficace, viene tolta dal commercio perché non è economicamente remunerativa. Questo è inaccettabile. Ed è successo, è un problema che sta coinvolgendo non l'Italia, sta coinvolgendo il mondo. C'è il caso della GlaxoSmithKline, 35 miliardi di fatturato, che ha tolto dal commercio un farmaco salvavita per 15 bambini all'anno del costo globale di 6 milioni di euro. Una inezia. Stessa cosa l'ha fatta la Orchard, un'altra azienda, che ha tolto tutta la ricerca sulle immunodeficienze, terapia genica, cellule staminali, salvavita, perché non sono economicamente remunerative. E lo sapete perché lo avete visto nei giornali, è quello che sta succedendo a noi in questo momento. Io, voi sapete che mi occupo dei bambini farfalla disperatamente da tanti anni. Io non ho la cultura della morte, come dicono noi, anche dal punto di vista dell'eutanasia, è un rispetto della vita, quello, non hanno capito nulla. Nulla hanno capito di che cosa vuol dire la dignità e di poter morire come si vuole. Ma chiudo questa parentesi qui. Sta succedendo a noi. Nel nostro caso è ancora peggio, perché non viene segata via una parte, una terapia, viene segata via tutta l'azienda, con 80 persone, con ricercatori che ce l'avevano dentro, con terapie che stiamo sviluppando al solito per malati rari, perché non è economicamente remunerativo. Io non entro in nessun tipo di giudizio, è legittimo, funziona così il mondo, no, funziona così. Se tu hai un settore della tua azienda che non ti dà sufficientemente ritorno economico, lo chiudi, chi ti può dire niente? Assolutamente legittimo. Ma un paese come il nostro, il mondo occidentale ricco, non può accettare una cosa del genere. Non possiamo accettare che una volta che abbiamo fatto 30 anni di ricerca in tutti i campi, in tutte le staminali, embrionali, ematopoietiche, della pelle, della cornea, con un sacco di investimenti pubblici, nazionali, europei, nelle accademie, troviamo una terapia, una finalmente, che funziona e noi non la diamo ai pazienti. Ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando. È una cosa assolutamente, totalmente inaccettabile. E vi sto parlando nel momento in cui, in questo momento, sto ancora trattando un bambino a Modena con due occhioni grossi così, che viene da un paese straniero. La petizione, io non ho parlato della petizione, ve la leggete. Esatto. La petizione dà dei suggerimenti. Allora, laddove non entrano le aziende, ripeto, legittimamente, anzi, vanno anche ringraziate quelle che ci hanno consentito di fare le sperimentazioni e ci hanno consentito in qualche caso, come nel caso per esempio della cornea, di registrare un farmaco. Ma quando non vogliono più fare questa terapia perché non conviene, non possiamo lasciare questi pazienti abbandonati. E allora lì probabilmente deve intervenire in qualche modo la struttura pubblica, perché sono pochi malati, sono malati rari. Bisogna avere l'appoggio del pubblico, l'appoggio dello Stato, che possa fare, non so, una struttura, una officina farmaceutica pubblica, dove vengono messe tutte queste sperimentazioni, tutti questi prodotti che funzionano, sostenuta dal pubblico. In qualche modo si devono trovare i modi per poterlo fare, con l'unico e solo obiettivo di fare in modo che i malati rari, di cui solitamente non gliene frega niente a nessuno, che hanno una terapia, ne possano usufruire. Grazie. Grazie Michele. Da qui Giulia.
Non vuoi intervenire? Va bene, allora ti consideriamo inclusa nell'intervento di Michele. Ringrazio anche Stefania Bettinelli, le ali di Camilla, perché qui c'è un'azione da fare partire urgentemente. Qualcuno ha già cominciato a scriverne sui giornali, c'è da salvare la vita, le vite, e questo lo devo ricordare perché abbiamo parlato della storia di Luca, del Comitato Nazionale di Bioetica, ne ha parlato Gilberto Corbellini. C'era uno scienziato, era quasi l'unico ai tempi, che diceva che la ricerca sulle cellule staminali embrionali era inutile, perché c'erano quelle sulla ricerca sulle cellule adulte. Mi ricordo che mi chiamò al telefono dicendo: no, ma guarda che per Luca noi ci stiamo arrivando con la cura, ci stiamo arrivando, ma non con l'embrionale, ma sta arrivando la cura sulla sclerosi laterale amiotrofica. Quello, non riesco a chiamarlo scienziato, oggi è stato nominato presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, senza neanche passare per le scuse, così. Quelle frasi di 20 anni fa rimangono scolpite nella storia di quello che Angelo Vescovi dichiarò oltre 20 anni fa. E quella è una pagina che bisogna, non si può archiviare. E un modo per non archiviarla è la forza e la vita che esce dalla richiesta di questa petizione di Michele, dell'azione di Stefania, di Giulia, di tutte le persone che sono direttamente coinvolte. Quindi chiedo a Michele di poter sottoscrivere la petizione al Parlamento, suggerendo per il suo bene, diciamo, di efficacia politica, al governo, alla ministra della ricerca, di prendere sul serio questa petizione, perché sarà pure vero che formalmente vengono trattate come il nulla, ma ci guadagnerebbe molto, oltre ai bambini, alle persone che sono coinvolte in queste ricerche, credo che ci guadagnerebbe molto anche il governo stesso e la politica se questa petizione fosse ascoltata. Quindi grazie a Michele De Luca, e chiederei a Roberto. Sappiate che queste terapie non possono essere fatte da nessun'altra parte, né negli Stati Uniti né in Europa. Bravo. E si chiama copresidente per quello, tra l'altro, perché lui comunque, come quando vuole, interviene. E meno male Michele, guarda, stai di fianco a me, così sei più comodo, anche perché libertà di ricerca scientifica è la missione centrale di questa associazione, ma è anche vero che è più difficile che il fine vita, altri temi, da riuscire a trasmettere, a, come dice, si dice, al popolo in questi casi. E quindi la presenza così costante di tante persone di scienza che insistono a portarci queste urgenze è vitale per l'associazione Luca Coscioni. Quindi invito qui sia Roberto De Fez che Vittoria Brambilla, perché c'è un altro filone, vi inviterei insieme a trattare di un altro filone di ricerca di fatto proibita nel nostro paese, con conseguenze devastanti e potenzialmente ancora di più nel futuro sul benessere dell'umanità. Roberto, Vittorio. Grazie. Sì, noi siamo il filone verde, perché l'associazione Luca Coscioni da tanti anni si occupa anche di biotecnologie vegetali ed è di fianco a noi veramente in modo molto attivo nel permetterci, almeno provare a permetterci, di fare delle sperimentazioni in campo di delle piante migliorate geneticamente che possono essere molto utili per migliorare la nostra agricoltura. E quindi è veramente per noi è stato veramente un supporto molto importante in questi anni, e sono contenta di essere qui oggi a poterlo ricordare. Premesso che tutte le altre battaglie dell'associazione sono condivise e fantastiche, e questa è, magari non è una delle più conosciute, da tanti anni che va avanti, e giorno dopo giorno, infatti, la nostra petizione è presente in mezzo alle altre petizioni, e speriamo di riuscire anche noi a portare a casa qualche risultato. Per il momento non molti, ma andiamo avanti, insomma, caparbiamente. Grazie. Grazie.
Allora, ovviamente stiamo cercando di recuperare tempo. Le cellule che impianta Michele sono cellule geneticamente modificate, perché lui lo può fare e si può fare in clinica. Ieri abbiamo visto un articolo sul Corriere della Sera che ci raccontava che adesso stanno modificando il modificato, addirittura siamo al cubo, siamo ormai alla modifica delle modifiche per le terapie salvavita per gravi leucemie. Gilberto Corbellini vi ricordava prima del maestro dei maestri, il Master Yoda. Vi ricordo che il Master Yoda non solo ha vissuto 900 anni, ma era verde. Chi lo sa, forse riusciremo a diventare verdi e a assimilare energia solare e riuscire a vivere in questo modo. Quello che più banalmente vorremmo è che, visto che nelle ultime due legislature ci sono state commissioni parlamentari che hanno discusso approfonditamente delle nuovi sistemi di miglioramento genetico vegetale, che tutti sanno che non potranno essere tracciati da nessuno e che sappiamo che il resto del mondo sta liberalizzando queste tecnologie, la discussione non è se farle o non farle, ma se vogliamo continuare a importarle o vogliamo essere non a chiacchiere semplicemente sovranità alimentare, ma vogliamo farla la nostra sovranità alimentare. Se no, la nostra sovranità alimentare continuerà ad arrivare dall'estero. Grazie. Grazie a Roberto De Fez, che deve firmare, Vittoria, firmare la petizione. Nel frattempo chiamo qui Matteo Mainardi e Carlo Monaco, si parla di cannabis. Si parla di cannabis, sapete, insomma, non sto a ricordare quello che è accaduto in questi mesi, magari lo faranno loro. Intanto Vittoria è la prima firmataria di questa petizione. Ringrazio Matteo e Carlo, che sono anche coordinati sul piano del vestito. Allora, Matteo, vai. Grazie mille, buongiorno a tutti. Oggi festeggiamo i 20 anni dell'associazione, ma oggi sono anche passati ormai 16 anni da quando l'Italia si è dotata di una normativa sulla cannabis terapeutica. 16 anni con una stima in Italia di pazienti che si curano con la cannabis terapeutica che il Ministero ci dice essere 30.000. 30.000 che sono 50.000, se invece andiamo a vedere la stima che fa l'ONU, che sono 500.000 se andiamo a vedere il pubblico potenziale di chi oggi in Italia, comprendendo anche chi fa terapia del dolore, potrebbe accedere alla cannabis terapeutica. Se andiamo a vedere il fabbisogno che stima il Ministero della Salute è di 1,5 tonnellate. Se andiamo a vedere la stima che fa l'ONU è di 2 tonnellate. Se andiamo a vedere le stime che fanno i medici e le associazioni dei pazienti, siamo invece intorno alle 30 tonnellate. Ma stiamo alle stime più basse, alla 1,5 tonnellate. Oggi, dopo 16 anni da quella legge, ancora lo Stato italiano non riesce a coprire neanche il fabbisogno della stima minima. La produzione allo stabilimento militare di Firenze, che è l'unico autorizzato al momento a produrre cannabis terapeutica, è inferiore ai 300 kg all'anno. Il resto lo importiamo, ma nonostante questo non si copre il fabbisogno. Questo cosa comporta? Comporta quello che in questi anni ci hanno raccontato Andrea Triscioglio, Lucia Spiri, Carlo Monaco, che interverrà dopo di me, quello che ci ha raccontato Mara Ribera e quello che ci ha raccontato Walter De Benedetto, che abbiamo incontrato e abbiamo rincontrato in realtà per la prima volta qua fuori a Piazza Montecitorio 4 anni fa, arrivando con un'ambulanza privata da Arezzo, lo incontrammo qua fuori insieme a noi. Walter De Benedetto per 4 anni è stato sotto processo perché nell'impossibilità di riuscire ad ottenere dalle farmacie la cannabis terapeutica di cui aveva bisogno se l'è autocoltivata, e Walter ci ha lasciato a maggio, pochi mesi dopo la sua assoluzione. Quindi
vorrei anche qui ricordarlo e mandargli i nostri saluti ovunque ora sia. Con questa petizione noi lanciamo 13 richieste al governo, innanzitutto sull'aggiornamento delle stime, innanzitutto sull'aggiornamento delle stime, ma anche sull'ampliamento della produzione. Non vi elenco ora i vari punti, però quello che vogliamo ottenere è diciamo una riapertura del dibattito su questo tema, perché come si diceva prima non bastano le norme, bisogna anche far applicare e rendere diciamo fruibili i diritti che già oggi abbiamo. E lascio la parola a Carlo. Grazie Matteo. Davanti a tutte le ingiustizie che ancora appunto ho ascoltato in questa mattinata, magari la cannabis terapeutica viene pensata come una cosa insomma non troppo importante, un tema di non dare troppa importanza, mentre invece appunto ricordo appunto la battaglia di Walter ce l'ha sottolineato, ma ricordo che per tante persone è un farmaco insostituibile, necessario, e migliora la qualità di vita giornaliera di tanti malati e di tante famiglie di caregivers che sono appresso ai malati. E quello che appunto da anni con l'associazione Canapa Caffè qui a Roma mi occupo di cannabis terapeutica, siamo stati anche convocati al tavolo tecnico lo scorso anno. Purtroppo, appunto, come diceva Matteo, uno dei temi su cui abbiamo fatto, abbiamo puntato i riflettori è proprio questo, la stima del fabbisogno. Da una stima che abbiamo fatto, da un sondaggio tra noi pazienti, e tra nemmeno 300 persone, 300 malati, e raggiungevamo il 10% del fabbisogno nazionale previsto dal Ministero della Salute. E quindi vuol dire che il Ministero della Salute in questo momento sta prendendo cannabis terapeutica per circa 3.000 malati e su un potenziale di 30.000 ormai dichiarati, 50.000 dichiarati dalle associazioni, ma se pensiamo che ci sono 6 milioni di consumatori di cannabis, almeno 1 milione di persone stanno utilizzando la cannabis per una qualche patologia, solo che purtroppo la formazione dei medici ancora è carente. E quello che purtroppo ho ascoltato anche oggi, non è una novità, però la differenza di trattamento dei malati tra regione e regione, ci sono regioni in cui si riesce ad avere un piano terapeutico, avere, non dico le erogazioni perfette come su un normale farmaco, perché si parla di cannabis, però comunque erogazioni mensili, mentre ci sono altre regioni dove purtroppo anche qui nel Lazio il malato è abbandonato a se stesso, senza una possibilità economica, appunto molti malati non possono neanche pensare di accedere alla cannabis terapeutica. Speriamo appunto di aumentare queste possibilità con questa petizione e soprattutto di iniziare a produrre veramente la cannabis terapeutica in Italia, non solo acquistarla a singhiozzo dall'estero, perché appunto quello che stanno facendo a Firenze, che di nuovo è stato sovvenzionato con altri milioni di euro, non basta minimamente, perché 100-150 kg, immaginate, ci sono persone come me che hanno un fabbisogno di 2 kg l'anno, quindi se questi fanno un bando di 100 kg che dura 6 mesi, lo fanno per 50 persone. Grazie Carlo, stai qui perché tu sei il primo firmatario della petizione al Parlamento su questo tema della cannabis terapeutica. I testi di queste petizioni sono diciamo direttamente quasi la trasposizione della mozione congressuale dell'associazione Luca Coscioni del congresso di Modena per la vita. Intanto ho visto la presenza di Giuliana Sarli che saluto, di Riccardo Maggi, e arriviamo poi anche agli altri temi. Chiedo a Fabrizio Starace, che ha un appuntamento istituzionale importante, di raggiungerci, e qui parliamo di salute mentale. Grazie, buongiorno a tutti. L'associazione Luca Coscioni ha dato
parola a chi parola non aveva o la cui parola non veniva ascoltata per disabilità fisiche, ma questo accade anche per le persone che hanno una disabilità psichica, temporanea o a lungo termine. L'oggetto di questa petizione ha a che fare con le politiche per la salute mentale nel nostro paese, politiche per la salute mentale che sono gravemente compromesse dalla generale situazione di difficoltà nella quale versa il nostro sistema sanitario nazionale, del quale è oggetto una petizione più generale che è stata citata poc'anzi, ma che con questa attenzione sulla disabilità psichica molto affine ai temi complessivi che sono stati discussi per la disabilità fisica. Io credo che il faro, il tema generale debba essere l'attuazione dei principi della Convenzione internazionale delle persone con disabilità, convenzione che, ricordo, non è una declamazione valoriale, è una legge dello Stato e come tale va osservata. In questa petizione noi chiediamo e richiamiamo le istituzioni semplicemente ai doveri che gli sono conferiti dalla responsabilità e dal ruolo che rivestono. In particolare segnaliamo che vi è una necessità di rivedere le politiche alla luce del piano ormai quasi decennale e mai aggiornato da allora, del piano d'azione nazionale sulla salute mentale, di verificare le motivazioni delle difformità abissali che esistono nelle aree del nostro paese, di adottare strategie che aiutino a superare la variabilità interregionale, aiutino a superare la lotteria del codice postale in base alla quale chi è nato in una regione ha oggettivamente possibilità di esigere diritto alla salute mentale in maniera più ampia, più completa, più complessiva di altre persone, di altri cittadini italiani. Alla luce di queste verifiche, di aggiornare il piano d'azione, di disporre cioè di uno strumento di programmazione concreto con indicatori precisi rispetto ai quali, in caso di inadempienza o di incapacità da parte delle specifiche amministrazioni regionali, intervenire rafforzando l'azione di governance centrale che è affidata al Ministero, la cui tecnostruttura va necessariamente rafforzata per affrontare queste sfide. Noi abbiamo un grande capitale che si sta depauperando, il capitale umano e professionale che continua, nonostante le difficoltà di mezzi che il nostro sistema affronta, continua a dare vita a quei principi di inclusione, di universalità, di equità ai quali è ispirato l'intero nostro sistema sanitario nazionale. Crediamo che queste azioni siano assolutamente necessarie perché questi principi non solo non rimangano semplicemente sulla carta, ma vengano attualizzati a favore di persone la cui voce continua ad essere non ascoltata. Speriamo che questo sia un modo per farla ascoltare presso le istituzioni che hanno il dovere e la responsabilità di dare risposta. Grazie. Grazie a Fabrizio Starace, che rimane qui per sottoscrivere questa petizione al Parlamento sul tema della salute mentale. Intanto ci raggiunge Valeria Poli, che ci parla di politiche della ricerca, le richieste alle istituzioni sulle politiche della ricerca. Valeria, a te la parola.
Allora, l'associazione Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Per fare ricerca scientifica c'è bisogno di un'organizzazione e di un sostegno pubblico per la ricerca. Qui non stiamo chiedendo la solita litania, vogliamo più soldi, non ci sono abbastanza soldi, questo lo sappiamo, non ci sono abbastanza soldi quasi per nulla. Però riteniamo che, visto che il sistema universitario italiano, educativo universitario italiano, è tra i primi al mondo di qualità, non crediate alle statistiche che vengono fuori, gli ultimi posti nelle università. I nostri studenti laureati per fare il dottorato all'estero ce li strappano, se li contendono, i nostri dottorati per fare i postdoc se li contendono. Gli italiani sono stati, come popolazione, diciamo numero di italiani che hanno vinto l'ultimo ERC, European Research Council, finanziamento super prestigioso, sono stati i secondi. Peccato che l'Italia è il penultimo paese a ospitarli, vanno tutti fuori. Okay? Quindi il nostro sistema educativo è ottimo, ed è ottimo grazie al fatto che è sostenuto da una ricerca che tuttora riesce a sopravvivere. Ma in questi tempi di cambiamenti, in come cambia la ricerca, il nostro sistema si deve adeguare, se non vuole perdere anche questa competitività. E quindi come facciamo ad adeguarlo? La nostra idea è che si debba davvero promuovere una Agenzia Nazionale della Ricerca che funga due fondamentali funzioni. Uno, fare da raccordo, da piattaforma di colloquio, di consulto, di consultazione tra la politica, che ha il diritto e il dovere di prendere le decisioni sulla politica della scienza, e la popolazione degli scienziati, scelti però non dal politico di turno, ma scelti anche riconosciuti, rappresentativi da una comunità scientifica fatta di associazioni scientifiche e di scienziati attivi. E questo colloquio possa portare poi a formulare gli orientamenti dei finanziamenti e delle iniziative per la ricerca, e che possa portare d'altra parte a una gestione unificata dei finanziamenti, che si possa sapere dove vanno tutti i rivoli di finanziamenti che pur ci sono, di cui non c'è traccia vera, e che si possano gestire i finanziamenti in modo, con dei bandi a cadenza certa e con regole certe. Ogni anno saltano i bandi che dovevano esserci, ogni anno cambiano le regole, nessuno riesce tra gli scienziati italiani a programmare. E quindi fondamentalmente noi chiediamo questo, e poi avete tutti leggete sui giornali concorsi truccati, concorsi universitari truccati. Certamente ci sono dei concorsi che sono truccati in modo colpevole, ci sono dei concorsi tutti che sono parzialmente truccati, perché se io ho bisogno di uno scienziato che lavori su un determinato tema, non posso prendere uno scienziato che lavori su un altro tema. E allora noi proponiamo che si aboliscano i concorsi, ma che si rendano quelli che li fanno, quindi i dipartimenti, responsabili veramente di ciò che fanno. Se reclutano bene verranno premiati, se reclutano male devono essere penalizzati. Questo è quello che noi chiediamo. Grazie a Valeria Poli, prima firmataria di questa petizione, che è anche il risultato di un lavoro comune con Caterina Garrone, che interverrà tra poco, Federico Binda e altri. Intanto Filomena Gallo e Maria Sole Giardini ci presenteranno le proposte su un tema che ha segnato alcuni dei successi più significativi di questa associazione, cioè la procreazione medicalmente assistita, gli ultimi divieti rimasti. Filomena e Maria Sole. Eccoci, e come vi dicevo all'inizio di questo incontro, vieni Maria Sole, siamo riusciti a cancellare quelli che erano stati anche i divieti della legge 40 oggetto di questi quesiti referendari. Ne rimangono alcuni, su cui la Corte Costituzionale è intervenuta nel 2016, chiedendo al Parlamento di emanare una legge per destinare alla ricerca scientifica gli embrioni non idonei per una gravidanza.
ne rimangono alcuni che devono prevedere una modifica di norma per l'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le persone singole e le coppie dello stesso sesso, e una modifica della legge 40 dal 2004 ad oggi non c'è mai stata, cambiano le legislature ma la posizione è sempre la stessa, e solo tramite i tribunali riusciamo a raggiungere determinati obiettivi, ma poi dobbiamo vigilare affinché i successi rimangano successi e diventino azioni che sono applicate e per le coppie diritti esigibili, tecniche applicate su tutto il territorio. Quindi la petizione parla di modifica della legge 40 sugli ultimi divieti e di emanazione del nomenclatore tariffario, perché è facile dire finalmente la fecondazione assistita è nei LEA, ma mancano le tariffe. Nello scorso governo abbiamo lavorato affinché questi nomenclatori sui LEA, incluso quello sulla fecondazione assistita, arrivassero alla conferenza Stato-Regioni. La conferenza Stato-Regioni risponde che non ci sono più soldi, non c'è copertura, però dovrebbe dire perché, dovrebbe motivare dove sono finite le risorse erogate dal 2017 su indicazione del ministro Lorenzin al 2022, che cosa ne hanno fatto nelle regioni. Quindi tariffari, aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inclusione anche della diagnosi preimpianto e approvazione di una normativa sulla gravidanza per altri, oltre al fatto che sono recenti le osservazioni conclusive sulla sesta relazione periodica dell'Italia del Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali, che invitano l'Italia a rimuovere i divieti per la ricerca e per l'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita dalla legge 40. Insomma, gli strumenti ci sono, noi li proponiamo. E abbiamo anche, sia con la petizione sia con un lavoro diretto con le commissioni al Ministero della Salute, sia proponendo anche un atto di intervento diretto per consentire la ricerca sugli embrioni non idonei per una gravidanza e una normativa per la gravidanza per altri solidale anche nel nostro paese. A te la parola. Ecco, a me oggi rimane sempre il compito più difficile, no? Quello di parlare di gravidanza per altri solidale, perché forse è una delle sfide più difficili dell'associazione, perché mentre altre battaglie se ne parla da tempo, da 20 anni, di gravidanza per altri solidale se ne è parlato poco e soprattutto da poco tempo nel modo giusto. Eppure il filo conduttore è sempre lo stesso, libertà di scegliere. Mi potete spiegare che cosa ci sarebbe di così scandaloso se una donna di sua spontanea volontà decidesse di aiutare me, donna nata senza utero, e mio marito a diventare genitori portando per me 9 mesi il frutto del nostro amore nella sua pancia? Eppure qualcuno si è arrogato il diritto di decidere per tutti. Qualcuno cosiddetto fertile, che ha avuto 1, 2, 3 figli da 1, 2, 3 matrimoni, anche senza matrimonio, non fa niente, ha deciso per tutti gli italiani che cosa era meglio per loro. Ha deciso per le 6.000 donne nate senza utero, ha deciso per le migliaia di donne che l'utero lo perdono per un cancro, ha deciso per le migliaia di donne italiane che per i più disparati problemi non possono in alcun modo portare avanti una gravidanza. E ha deciso per tutte le donne che volevano aiutare liberamente queste persone a diventare la famiglia che hanno sempre desiderato. Così facendo hanno tolto una delle cose più sacre della nostra Costituzione, la libertà di scegliere. Il loro motto per giustificare quanto hanno fatto è: i bambini non si comprano. Lo ha detto anche il nuovo direttore del Comitato di Bioetica in un articolo. Buffo, perché è la stessa cosa che ho pensato io presentando domanda di adozione, quando ci hanno detto che per quella internazionale ci servivano 50.000 euro. In realtà, però, per chi sceglie la GPA c'è una libertà, possiamo andare all'estero. Basta la vicinissima Grecia, il Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, che sono i paesi della Comunità Europea, solo quelli della Comunità Europea, dove è legale la gravidanza per altri. Li hanno ascoltato, trovato soluzioni e leggi che tutelassero tutte le parti coinvolte.
Beh, già una soluzione, mi direte voi, ma si sa, alla cattiveria non c'è mai fine. Ecco infatti che nella scorsa legislatura, anche in questa, in Italia è già pronta la proposta di legge che vorrebbe decidere anche per tutti gli stati esteri. Rendere la GPA reato universale. Ogni italiano che andrà all'estero a rispettare le leggi vigenti di quel paese, i proponenti propongono l'arresto, strappare il figlio o la figlia dalle braccia di quelli che sono i genitori biologici e una multa stratosferica. Presidente Giorgia Meloni, molto bello il suo discorso di insediamento, ha ripetuto e sottolineato la parola libertà molte volte. Ma io, donna nata senza utero nell'Italia della legge 40, sono tutto, tranne che libera. Ha anche detto che il motto di questo governo sarà non disturbare chi vuole fare. Giorgia Meloni, vorrei fare un figlio con mio marito nel mio paese. Fortuna che ci pensa l'Unione Europea a ricordare anche all'Italia un principio base della Costituzione, il rispetto per le diversità. Pochi giorni fa è stato proposto un regolamento per il quale se sei genitore in un paese, sei genitore in ogni paese. Beh, ovvio, no? Eppure nel mondo dell'ormai 2023 ancora non è così. 2 milioni di bambini solo in Europa non hanno ancora una situazione chiara per colpa di ideologie e falsità. Mi spiace, ma questo, come ha dimostrato Luca e la sua associazione in questi 20 anni di lotte, è tutt'altro che un paese libero. Per fortuna c'è stata, c'è e ci sarà la Coscione a difendere la libertà di tutti. Grazie Maria Sole. E voglio ringraziare anche Serena Caprio che ha inviato un video che sarà poi diffuso in rete per l'accesso delle persone single alla fecondazione medicalmente assistita. Grazie Maria Sole Giardini, prima firmataria di questa petizione al Parlamento che ha... Filomena, prima firmataria di questa petizione al Parlamento insieme a Maria Sole Giardini. Allora, siamo in incredibile ritardo, abolirei volentieri la pausa caffè, ma non l'avevamo prevista e quindi non c'è nulla da abolire. C'eravamo anche presi impegni con parlamentari sull'orario di intervento, quindi io inizierei a alternare anche con i loro interventi per evitare che poi ci siano impegni sopraggiunti. Quindi avevo visto arrivare Riccardo Maggi, al quale chiederei, lì a Quartapelle, se vuole portarci un saluto, vi chiederei di intervenire per un saluto di non più di qualche minuto. Dopo Lia si prepara Mirella Paracchini che ci parlerà della petizione sul tema della interruzione volontaria di gravidanza. Lia Quartapelle. Grazie, grazie Marco. Grazie all'Associazione Coscioni. Io sono qui per dire una cosa, che è appunto grazie per questi 20 anni. Grazie a Mina Welby, grazie a Filomena Gallo, grazie a Marco Cappato, grazie a tutti voi e a tutte voi che in questi anni avete animato un'associazione di cui c'è molto bisogno. Ascoltavo prima le varie persone che sono intervenute per presentare le petizioni. 20 anni di Associazione Coscioni, 20 anni purtroppo di inazione del Parlamento, e credo che sia significativo e giusto che voi siate qui a ricordare a chi di noi ha un ruolo istituzionale di quanti sono gli aspetti in cui c'è bisogno, da un lato, di un consenso informato e di un'informazione scientifica all'altezza delle scelte che le istituzioni e i cittadini devono prendere quotidianamente sul proprio corpo, sulla propria salute, sulla ricerca. E dall'altro lato siete qui per ricordarci appunto l'importanza della ricerca scientifica. Per mio, diciamo, impegno in questi anni ho lavorato con voi in particolare sull'interruzione volontaria di gravidanza, sulla legge sul fine vita, e credo che questi due siano due temi fondamentali anche in questa legislatura, che è una legislatura più difficile per certi versi, ma è una legislatura in cui serve ancora di più incalzare questo Parlamento e questa maggioranza. Lo diceva qualcuno, non c'è stata tanta differenza con maggioranze diverse, quindi sicuramente questa maggioranza, ma anche questo Parlamento, almeno sul tema del fine vita. Credo che su questo tema, e abbiamo visto l'estate scorsa raccogliendo le firme per il referendum, quanta attenzione ci sia da parte del Paese e quanto le istituzioni siano indietro. E quindi io sono qui, da un lato, per ringraziarvi, perché sono stati 20 anni preziosi, 20 anni di lavoro rigoroso, indipendente, serio, informatissimo, utilissimo per il lavoro parlamentare,
ma anche per prendere un impegno su queste due questioni, diciamo, di continuare a lavorare nelle istituzioni e tra i cittadini, almeno su questi due temi che io credo siano due temi importanti per il futuro. Non è semplicissimo, anche perché questa maggioranza, uno dei primi atti è stato quello di togliere le informazioni ai cittadini sul tema del Covid. Non perché noi fossimo affezionati ad avere, diciamo, i dati del Covid tutti i giorni, ma era una di quelle cose dove appunto avere i dati permette ai cittadini di scegliere e di scegliere meglio. Grazie. Grazie. Grazie a Lia Quartapelle, buon lavoro a lei e a noi su questi temi e obiettivi. Adesso chiedo a Mirella Paracchini di venire a presentare le proposte sul tema dell'interruzione volontaria di gravidanza, dopo di lei interverrà Riccardo Maggi. Grazie Marco. Occuparsi di aborto e contraccezione per l'Associazione Luca Coscioni credo che rientri a pieno titolo nel occuparsi di salute, di un tema di salute. E io credo che il lavoro importante che stiamo facendo, che stiamo cercando di fare, è quello di vigilare come è stato e come è per la disabilità, per la salute mentale e per i vari aspetti di questa frammentazione, di vigilare sull'applicazione della legge 194 che abbiamo nel nostro paese che regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza, come con uno sconvolgimento della trasmissione dei dati ufficiali che vengono dati ormai da 44 anni al Parlamento, dal Ministero della Salute. Voi siete al corrente, immagino, dell'indagine Mai Dati fatta da Chiara Lalli, che ringrazio che sta qui con noi, e Sonia Montegiove. Quindi una delle prime cose è la modalità con cui vengono messi a disposizione i dati sull'applicazione della legge. Questo per sapere esattamente quali sono le aree critiche e non fare un discorso molto generale che accompagna ormai tutte le relazioni del Ministro della Salute, che dicono puntualmente le cose vanno bene in Italia perché gli aborti vanno diminuendo e questo tanto basta, mentre la qualità della accessibilità nelle varie regioni e nelle varie realtà ospedaliere non viene puntualizzata. Secondo punto, e mi avvio a concludere, ci sono delle parti della legge 194 che devono essere cambiate. Questo è un grande tabù, sia dei pro che dei contro la 194. Entrambi li sentirete dire, la 194 non si tocca. La Coscioni da qualche anno ormai dice la 194 si può toccare, si deve toccare, parliamone. E anche su questo stiamo lavorando. Terza e ultima cosa, la contraccezione. Non è ammissibile pensare che la salute riproduttiva, che comporta, secondo tutte le definizioni che potete trovare al mondo, il fatto di scegliere quando essere o non essere genitore, non comporti anche l'erogazione dei metodi di controllo delle nascite da parte del Sistema Sanitario Nazionale. Non è un di più. Il preservativo non è la birra del sabato sera. E così tutte le altre metodiche contraccettive. Quindi la contraccezione gratuita, un principio di buona rispetto della salute riproduttiva nel sistema sanitario nazionale. Ecco i tre punti cardine delle nostre proposte. Grazie Mirella. Grazie Mirella Paracchini, che invito a restare qua per firmare questa petizione al Parlamento su questo punto. Do la parola a un parlamentare anche iscritto all'Associazione Luca Coscioni, e è inutile presentarlo ulteriormente rispetto alle tante cose fatte insieme, Riccardo Maggi. Grazie Marco, grazie a voi per questa giornata in cui si festeggia e si celebra la durata dell'Associazione Coscioni, e è evidente da questa mattinata quanta vitalità,
quanta vita di lotta politica attiva ci sia nell'attività dell'Associazione Coscioni. Ora, quello che personalmente mi entusiasma del lavorare con voi, quando questo ci riesce, quando riusciamo a farlo, è che ogni iniziativa sul merito di una questione è sempre anche un'iniziativa sulla democrazia, di lotta per la democrazia, di avanzamento degli strumenti a disposizione dei cittadini per ottenere maggiori spazi di esercizio dei diritti politici. E Marco, l'ho ascoltato mentre venivo qui dalla Camera, parlava delle petizioni. Ecco, credo che in queste petizioni che avete presentato stamattina ci sia una traccia di lavoro per il Parlamento, non per una legislatura, ma insomma in una legislatura, se ci fosse un Parlamento che lavorasse su questi temi a ritmi serrati. Ora, io non so se il Presidente del Senato ha già mandato un cenno di riscontro, un ringraziamento, in una condizione di una democrazia che fa fatica a decidere su tanti temi che toccano da vicino la vita dei cittadini, di fronte a questo pacchetto di petizioni dovrebbe esserci un riscontro, come dire, di ringraziamento immediato. Gli strumenti della democrazia. Allora, un'altra questione su cui vi chiedo un aiuto, ma insomma in maniera retorica, perché so che la condividiamo la questione. Le leggi di iniziativa popolare. Io ho ridepositato in questa legislatura una proposta di modifica del regolamento della Camera che renda obbligatoria la discussione e l'esame delle leggi di iniziativa popolare, perché l'esercizio dell'iniziativa legislativa dei cittadini, l'articolo 71, non sia solamente sulla carta, ma effettivamente abbia vita concreta all'interno delle istituzioni. Ho ricominciato il mio pressing di lettere che mando mensilmente al Presidente della Camera, sollecitandolo a portare nella Giunta per il Regolamento questa modifica. Ecco, credo che su questo noi dobbiamo farne un punto di priorità. Ovviamente, concludo, al Senato già è realtà questa modifica, perché nella scorsa legislatura era stato modificato in questa direzione il regolamento del Senato. Poi devono esserci anche coloro che tra i capigruppo delle forze politiche richiamano il Presidente al rispetto del regolamento, oltre a farlo voi dall'esterno. Infine, su alcuni di questi temi io ho presentato delle proposte di legge, su alcuni dei temi non delle petizioni ma dei temi oggetto dell'iniziativa dell'Associazione Coscioni, pensiamo all'eutanasia, pensiamo al matrimonio egualitario, alla gestazione per altri, anche recuperando emendamenti che voi avevate proposto nelle scorse legislature, ad esempio quando c'è stata la discussione sul fine vita. Ecco, la sfida che credo vada lanciata a tutte le forze che si definiscono, si autodefiniscono progressiste, riformatrici, è di chiedere la calendarizzazione di questi provvedimenti, anche di fronte a una maggioranza che è così avversa a queste riforme. Altrimenti non ci si può poi lamentare che si è rotto il patto di credibilità con i cittadini, che non c'è credibilità al momento del voto. E se le forze di opposizione vorranno discutere di questi temi, possono costringere la maggioranza a farlo. C'è, se si vuole, se c'è la volontà politica, il modo di discutere di suicidio assistito, di eutanasia, di gestazione per altri, di matrimonio egualitario, di OGM. C'è, se c'è la volontà c'è, se non si fa è perché non si condividono queste istanze e le si vuole solo sbandierare poi al momento della campagna elettorale. Grazie davvero. Grazie. Grazie Riccardo Maggi. Intanto Giuliano Grignaschi ci raggiunge. Grazie Riccardo Maggi per il suo intervento. Giuliano Grignaschi ci parla del tema forse il più impopolare, forse il più misconosciuto di quelli dei quali ci occupiamo, e forse troppo poco, anche perché per la difficoltà di riuscire a incardinare questo tema, questa urgenza nell'azione e nell'iniziativa politica. Parliamo della sperimentazione animale. Giuliano Grignaschi. Grazie, grazie Marco e grazie a tutti per la possibilità di oggi. Hai perfettamente ragione, il tema non il più difficile, però assolutamente un tema complicato, perché ha a che fare con la ricerca, ha a che fare con la libertà di ricerca, ma ha a che fare anche sicuramente con l'etica, il nostro rapporto con il mondo animale, con i nostri amici animali sicuramente. Quindi un tema difficile. Io volevo partire dal fatto che libertà di ricerca non significa deregolamentazione della ricerca, anzi al contrario, libertà di ricerca significa mettere tutti nelle condizioni di poter fare la miglior ricerca possibile in accordo con quelli che sono i criteri universalmente riconosciuti.
nell'ambito dell'utilizzo del modello animale in ricerca, la normativa migliore che possiamo trovare, io credo di poter dire senza ombra di smentita, a livello mondiale è la normativa europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Una normativa che ormai dal 2010, a seguito del riconoscimento degli animali, di alcuni animali come esseri senzienti, nel 2007 con il Trattato di Lisbona, ha innalzato i livelli di protezione per gli animali. Okay? E quindi è arrivata a garantire un elevato livello di protezione degli animali, è arrivata a garantire il fatto che l'animale sia veramente l'ultima risorsa prima di arrivare all'uomo della ricerca. Okay? E che quindi sia necessario assolutamente essere in grado di dimostrare che non c'è altro modo se non ricorrere purtroppo all'utilizzo del modello animale per mettere a punto terapie, per trovare cure per i nostri pazienti. Questo è quello che ha voluto fare la direttiva europea nel 2010, direttiva che purtroppo è stata recepita in Italia con delle restrizioni, con delle modifiche, che a mio avviso e comunque secondo la nostra opinione non vanno incontro a un miglioramento del benessere degli animali in realtà, ma al contrario ne inducono un peggioramento in molti casi. Faccio soltanto un esempio per tutti. In Italia è consentito l'utilizzo di tutte le specie animali, tra cui anche cani, gatti e primati non umani, quando è necessario, ma non è consentito l'allevamento, caratteristica unica che abbiamo soltanto in Italia. Perché questo dovrebbe migliorare le condizioni degli animali utilizzati in ricerca? Che cosa ha a che fare questo con il benessere dell'animale? Se è consentito utilizzarlo è assolutamente ipocrita, a mio avviso, vietarne l'allevamento, perché significa costringere i ricercatori italiani o ad andare in un altro paese ad utilizzare gli animali, quindi il problema di cui sentivamo parlare prima della migrazione dei cervelli, oppure ad acquistarli in altri paesi, dove, come vengono allevati questi animali. Chi andrà in altri paesi, in Cina, in India, a verificare come questi animali vengono allevati prima di essere inviati da noi? E se veramente vengono allevati, oppure in alcuni casi, come purtroppo sappiamo, invece vengono catturati in natura per poi essere avviati a questa attività. Quindi quello che noi chiediamo con questa petizione non è altro che il corretto recepimento della direttiva europea. Mettere anche i ricercatori in Italia di poter svolgere il proprio lavoro all'interno del nostro paese secondo le migliori normative europee nel rispetto del massimo benessere per gli animali utilizzati, però mantenendo le regole chiare, condivise, con tutti gli altri ricercatori in tutti gli altri paesi europei. Grazie Giuliano Grignaschi. Mentre Caterina Garrone ci raggiunge, Giuliano Grignaschi rimane qui a firmare la petizione al Parlamento su questo tema della sperimentazione animale. Dopo Caterina Garrone, il saluto di Benedetto Della Vedova, e si parla di fatto di diritto alla scienza, ne abbiamo parlato trasversalmente in tanti interventi. Non c'è qui Marco Perduca per un problema di salute, che naturalmente salutiamo e ringraziamo anche per la creazione e fondazione di Science for Democracy. E c'è Caterina che ci parlerà di questa petizione per il diritto alla scienza. A te la parola. Evoluzione o involuzione? Garantire o meno il diritto alla libertà di scienza è una scelta tra progredire e innovare in un paese o la scelta verso lo stallo, in una situazione dove un diritto che viene considerato come un diritto fondamentale umano non è ancora stato acquisito completamente, anche in un paese come l'Italia. La libertà di ricerca scientifica è un elemento fondante dell'Associazione Luca Coscioni e per noi scienziati rappresenta respiro vitale. Ed è una libertà che passa attraverso tre fasi fondamentali all'interno del quale noi possiamo e dobbiamo agire. La prima fase è quella più propria dell'inventiva, della creatività, la fase in cui ci spingiamo verso un territorio sconosciuto, dove scopriamo nuove nozioni, leggi. Questa fase è propria dell'immaginario dello scienziato, dell'inventore. Ed è una fase che deve essere sdoganata e liberata da obsoleti ostacoli legislativi, che in questo momento rendono anche l'Italia inadempiente nei confronti dell'ONU e lontane dalle direttive europee. Ostacoli che spesso sono fondati su ideologie,
più che su dati, definizioni ed elementi scientifici. La fase della creatività è una fase che deve essere supportata da finanziamenti pubblici che non devono essere soltanto quantitativamente adeguati, ma anche qualitativamente adeguati, ovvero erogati supportando iniziative, che sono iniziative in processo bottom-up, con un sistema su una valutazione meritocratica, sullo talent scouting e soprattutto che sia semplificato dalle regole della pubblica amministrazione. Esiste poi una seconda fase, che è quella propria del ricercare, ovvero di validare, consolidare quello che abbiamo scoperto, ed è la fase in cui noi definiamo se la nostra scoperta è un rischio o un beneficio. In questa fase si richiede fondamentalmente una convenzione dei dati, la presenza di modelli di analisi digitali per poter valutare in maniera condivisa ed efficace e sicura se quello che noi andiamo a tradurre in una scoperta, in una tecnologia, una legge, sia effettivamente a beneficio di una riorganizzazione dei sistemi sociali, politici e sanitari. In tutte queste fasi c'è una costante che accomuna tutti noi nel diritto di libertà di scienza ed è definito da una parola, partecipazione. La partecipazione prevede l'educazione delle nuove generazioni al diritto di scienza. Prevede un'interazione tra accademia e aziende per un adeguato, immediato e controllato trasferimento tecnologico. Prevede il dialogo continuo tra scienziati, pubblico e politici, che permette a tutti di essere più consci del processo di evoluzione di cui facciamo parte. Un dialogo che deve essere prioritario non solo nelle scelte delle politiche nazionali, ma anche nei trattati internazionali. Ecco che l'istituzione di un adeguato piano nazionale della scienza, che includa tutte le dimensioni, non solo quella etica, ma anche finanziaria, istituzionale e comunicativa, rappresenta per noi un'emergenza che permette a noi scienziati di lavorare e a tutto il Paese di poter progredire e innovare. Per questo noi oggi siamo qui a chiedere alla nostra petizione una discussione su punti pragmatici con un immediato riscontro pratico che possano permettere questo processo di evoluzione. Concludo semplicemente dicendo che io non ho avuto il piacere di poter conoscere né Marco Pannella né Luca Coscioni, ma ho avuto il piacere di conoscere tutti voi e per questo vi ringrazio per avermi portato in questa bellissima storia. Grazie alla ricercatrice e amica Caterina Garrone per il suo intervento e per essere prima firmataria di questa petizione. Mentre Benedetto Della Vedova si prepara per il suo saluto, chiedo di preparare l'intervento del nostro copresidente Marco Gentili e poi ci sarà il più ministeriale di noi che leggerà il messaggio del ministro Nordio. Benedetto Della Vedova. Grazie Marco, grazie a tutti voi. Beh, credo che è una buona giornata per festeggiare il 20° compleanno di un'associazione dedicata al diritto alla libertà, in particolare alla libertà di scienza. Io non sono in grado di dire, magari qui c'è qualche fisico che potrà discettare di questo, cosa uscirà dall'annuncio di oggi sul coronamento forse della ricerca scientifica sulla fusione nucleare, ma è evidente che l'umanità di 8 miliardi di persone ha bisogno in modo sostenibile di attuare meccanismi tecnologici elaborati grazie alla ricerca scientifica, alla libertà di ricerca, che possano dare soluzioni in particolare al tema climatico. Oggi ho visto, lo dico a Marco, che l'Unione Europea ha fatto anche un passo avanti, vedremo come, sulla tassazione ai confini dell'impronta di CO2. Io c'è un punto che voglio sottolineare dell'attività dell'Associazione Luca Coscioni, a cui ho cercato di contribuire per un pezzo, che è quello sul piano globale della libertà di ciascun individuo di partecipare ai benefici prodotti dalla ricerca scientifica, un diritto umano vero da promuovere, da conquistare, da promuovere e da diffondere. Questa credo che sia stata
un'iniziativa specifica dell'Associazione Luca Coscioni, su cui c'è stata la capacità di coinvolgere scienziati, istituzioni. Facemmo anche una piccola cosa alle Nazioni Unite, insieme alle Nazioni Unite a Ginevra, perché questo è un pezzo della prospettiva futura, globale, vorrei dire, dell'umanità. Vedremo appunto quello che succederà sulle ricerche sull'energia, ma per quel che riguarda le terapie, per quel che riguarda la capacità di diagnosi, per quel che riguarda la scienza applicata alla medicina tailor-made, cioè le cure costruite proprio sulle singole persone. E questo è un accesso universale che in qualche modo deve essere garantito come diritto umano, un nuovo diritto umano che credo si possa dire che l'Associazione Coscioni ha saputo individuare in quanto tale e su cui bisogna fare un lavoro di coinvolgimento politico istituzionale. Quindi per questa cosa e per tutte le altre cose che avete fatto, che Marco ha fatto e continua a fare sulla libertà delle persone nel fine vita, ma insomma su tutte le altre cose, io credo che da chi ha cercato di starvi a fianco e a volte di partecipare, ma da tutti venga un grande, non solo Lambrogino, meritatissimo, lo dico da deputato milanese, ma un meritato grazie all'Associazione Luca Coscioni. Grazie. Grazie Benedetto Della Vedova. Ora l'intervento del nostro co-presidente Marco Gentili. Si prepara per il suo saluto Doriana Sarli. Volume. Luca Coscioni, seduto su una sedia a rotelle, ormai senza voce, metteva sotto accusa un mondo politico antico, arroccato sulle sue certezze e restio a ascoltare e andare oltre quest'ultime. Oggi posso orgogliosamente dire di aver contribuito in toto ad estendere il suo verbo. E continuare a farlo mi rende maggiormente vivo, anche se più demoralizzato. Per una libera ricerca sulle cellule staminali embrionali proibite come allora in Italia, che potrebbe contribuire a terapie che potrebbero tuttora curare gravissime patologie come morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica, atrofia muscolare spinale, lesioni traumatiche del midollo spinale, distrofia muscolare, tumori e leucemie, diabete, infarto, ictus. Non c'è più tempo di attesa. Concretizziamo fattivamente, noi. L'oggi è il domani di cui dovevamo preoccuparci ieri. Le libertà e i diritti civili sono fra loro intimamente connessi. Sono interdipendenti e indivisibili. Attraverso la loro promozione e protezione si può contribuire alla costruzione di una società più coesa, solidale ed equa. Siamo tutti liberi perché tutti uguali e tutti diversi. La libertà è autodeterminazione. La libertà è riconoscimento della propria identità. La libertà è inclusione. La libertà non confligge mai con l'uguaglianza. In Italia stiamo vivendo un lungo periodo dove hanno prevalso un linguaggio, una pratica e scelte politiche che hanno ridimensionato le libertà civili e i diritti umani a circostanza occasionale, a fastidio pubblico. Libertà e diritti sono invece l'architrave di una società più rispettosa della dignità umana. Grazie di esserci, Marco Gentili. Marco Gentili, che ringraziamo molto, è il nostro co-presidente, uno dei nostri tre co-presidenti, che è anche, insieme a Mario Staderini, il promotore, sono i firmatari della petizione sulla partecipazione democratica, la battaglia per la firma digitale, ma non solo, la partecipazione a tutto tondo. C'è un intervento su questo di Mario Staderini e anche questo lo metteremo a disposizione in rete insieme a quello di Marcello Crivellini. Nel chiedere a Doriana Sarli di raggiungermi, tutti voi avrete capito chi sarebbe più utile in questo momento che fosse seriamente ministro, e lo dico in questo caso senza veramente
lo dico perché è vero, perché è così, penso che cambierebbero molte cose molto in fretta, per, non solo per la ricerca, ma per il Paese, e quindi chiedo al co-presidente Michele De Luca di leggere questo breve messaggio. È così Michele, te devi prendere, assumiti le tue responsabilità, vai. Con grande rammarico non potrò partecipare all'apertura del ventennale dell'Associazione Luca Coscioni per impegni istituzionali pregressi. Mi unisco nel ricordo dello straordinario esempio di Luca e nell'impegno quotidiano che ciascuno di noi deve osservare, nell'affermazione della libertà di ricerca scientifica come diritto per tutti. Con i più cordiali saluti, Carlo Nordio, Ministro della Giustizia. Grazie al Ministro Nordio, grazie anche per avere pubblicamente, essersi pubblicamente manifestato nelle interviste come iscritto all'Associazione Luca Coscioni, e speriamo che questo possa, ovviamente rendendoci anche conto noi del contesto politico e all'interno del governo, però possa poi tradursi in qualche realizzazione concreta di quelle delle quali abbiamo parlato oggi. Doriana Sardi è stata parlamentare e sempre, devo dire, con grande costanza presente e amica e attiva con l'Associazione Luca Coscioni, e sono felice di darle la parola. Grazie, grazie moltissimo per questo invito che diciamo, mi fa sentire comunque parte di questa comunità e anche di queste battaglie. Molte le abbiamo sostenute nella scorsa legislatura, il fine vita, la gestazione per altri, la cannabis, temi, diciamo, alcuni dei quali senza di loro, senza la Coscioni, ci sarebbe mancato un grandissimo supporto, sia tecnico ma anche una spinta dall'esterno che ha costretto il Parlamento a parlare di alcuni temi, perché sono sicura, per esempio, il fine vita non sarebbe arrivato neanche nelle nostre commissioni, nonostante tutto, nonostante l'impegno di molti. Abbiamo prodotto, come tutti, un anno fa, proprio oggi, il tema del fine vita andava in aula alla Camera, il 13 dicembre, poi è stato approvato alla Camera e al Senato, poi comunque diciamo, è rimasto lì a giacere, un testo che ovviamente con molti parlamentari anche qui presenti abbiamo cercato di emendare fino alla fine, un testo molto poco coraggioso che tutti voi conoscete, che non ha superato, anzi forse in alcuni casi ha accentuato i limiti di quello che era la sentenza della Corte Costituzionale, però per alcuni di noi sarebbe stato veramente importante, e abbiamo dedicato buona parte del nostro impegno parlamentare affinché il Parlamento si esprimesse, perché è vergognoso che il Parlamento, nonostante quello che è stato il referendum, l'attenzione e la partecipazione che abbiamo visto nell'estate del 2021, il Parlamento ha ritenuto non fosse opportuno ancora esprimersi. E questo ha lasciato le persone sole, le persone che sono poi sofferenti, e noi sappiamo bene, e secondo me, mi permetto di dire, che se non ci fosse l'Associazione Luca Coscioni che li sostiene, li accompagna e anche mette a rischio i propri volontari, si mettono a rischio i procedimenti penali e tutto quello che voi conoscete. Quindi io ringrazio loro di esistere, diciamo, e cercherò anche da libera cittadina di dare il mio sostegno. Grazie. Grazie Doriana. È sicuramente il tuo sostegno anche nella tua esperienza di già parlamentare, ma anche comunque di cittadina, per noi è prezioso, e di fatto ci hai già transitato al tema del fine vita, che non è diventato importante perché a tavolino qualcuno ha deciso vabbè, adesso occupiamoci anche di fine vita, ma perché già per Luca è stato importante nelle sue scelte alla fine della vita, ma sicuramente la persona di Pier Giorgio Welby la pubblicità della sua lotta ha scatenato un'onda che ha provocato un'onda che è quella che arriva fino ad oggi. Allora intanto nell'invitare Mina Welby che è già qui, quindi non la invito a raggiungersi perché è già qui, chiedo prima dell'intervento di Mina, insieme a lei, anche di Emanuele Vezzoli, che presenterò, e poi presenterò anche le altre persone che ci sono, chiederei a Ivan Scalfarotto, che è parlamentare, che anche su questo tema, ma
non solo, ha manifestato nel concreto vicinanza e azione, vicinanza con le iniziative che portiamo avanti, di portare un saluto per questo compleanno. Sì, buongiorno a tutti. Io sono anche iscritto all'Associazione Coscioni da tempo, credo, immemorabile. Sono di corsa perché siamo in aula, stiamo discutendo di Ucraina, quindi siamo prossimi ai voti, però tenevo tantissimo a esserci, soprattutto per ringraziare fondamentalmente, perché lo stato, la condizione di una persona che fa politica occupandosi di questi temi, guardo Doriana, perché poi al di là delle appartenenze siamo alcuni moicani sparsi, diciamo, all'interno dell'emiciclo, è una condizione di grande solitudine, nel senso che il più delle volte i temi che sono generalmente legati alle libertà individuali sono temi che da noi vengono considerati frivoli o di poca importanza o urgenze che sono sempre sopravanzate da altre urgenze. E l'attività dell'Associazione Coscioni, la sua sfacciataggine, il suo coraggio, la faccia tosta, diciamo, di fare le cose comunque e sempre, è anche per noi fonte di, come dire, di energia, perché ci dimostra poi che nell'opinione pubblica, nella carne viva del paese, sono invece temi che sono molto più importanti di quanto la politica non li consideri. Io ci pensavo in particolare il giorno in cui Massimiliano, prima ho incontrato Chiara Lalli, mia carissima amica da tanti anni, che era con lui quando è dovuto andare in Svizzera per morire con dignità, e quel giorno lì sui giornali c'erano anche altre due notizie, proprio esattamente lo stesso giorno, come vuole il caso delle volte. Una era la decisione di Macron di dare preservativi gratis ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni nelle farmacie, di assicurare la pillola del giorno dopo in modo gratuito. E l'altra era l'approvazione da parte del Congresso americano del Respect for Marriage Act, quindi la legge che il Parlamento americano ha assunto per slegare il matrimonio ugualitario dalla decisione giurisprudenziale della Corte Suprema e farne una legge vera e propria. Ed era lo stesso giorno in cui un altro nostro concittadino è dovuto andare in un altro paese per decidere di sé. Ed erano tre notizie che in fondo si tenevano, no? E mi sono immaginato a discutere di profilattici ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni con i miei colleghi di tutti gli schieramenti, e mi sono anche immaginato quale sarebbe stata la loro reazione se mi alzassi nell'aula del Senato e lo facessi, e non è detto che non lo faccia presto, avrei probabilmente causato, diciamo, l'ilarità o quantomeno molte sopracciglia alzate da parte dei miei colleghi. È un lavoro in salita. Io, diciamo così, sono un ottimista per natura, e quindi, dato che credo di essere cittadino di un grande paese, di un paese moderno, di un paese civile, credo che poi non bisogna, come dire, demordere, bisogna continuare a crederci, nonostante le difficoltà. Però ecco, se c'è un modo per chi sta nelle istituzioni di continuare a crederci, uno dei principali, se non il principale, è proprio il lavoro che Marco, Mina, Chiara e tutte le persone di Luca Coscioni fanno. Per cui la mia adesione a questa associazione e il mio saluto oggi non è soltanto un saluto di convinzione, ma anche di gratitudine, non solo come parlamentare, ma soprattutto come cittadino. Penso che questa sia la faccia vera del paese, piuttosto nascosta qualche volta, ma c'è il compito di tirarla fuori. Grazie. Grazie al nostro iscritto parlamentare Ivan Scalfarotto, grazie per la sua presenza e il suo intervento, non solo qui. Allora, chiedo di raggiungerci a Emanuele Vezzoli, che è attore non solo, ma regista e ideatore di uno spettacolo che ha messo in arte la storia e la vicenda di Pier Giorgio Welby. È qui presente anche Carla Welby, che salutiamo, Francesco Lioce, e anche a Francesco dobbiamo l'esplorazione e la divulgazione di un Welby non direttamente politico. Ricordo Pannella una volta disse: no, ma la libertà di ricerca, no, in generale, la ricerca non è solo scientifica, la ricerca è umana, la ricerca è anche artistica. E c'era in Pier Giorgio questa continua fame, questa sete di
creare nuovi modi anche di espressione, quasi nuovi mondi con la pittura, con le parole. E, nel dare la parola a Emanuele voglio ricordare le tante persone, sarebbe adesso ingeneroso e parziale ricordarne alcune, che hanno dedicato piccole canzoni, disegni, molte magari di nessun pregio artistico, altre invece di valore, anche proprio da un punto di vista artistico, ispirate a quello, alle storie, no? Dal corpo della persona al cuore della politica, e credo che non dovremmo dimenticare nella nostra così incessante ritmo dell'azione istituzionale, le petizioni, i congressi, eccetera, poi cercare di avere anche l'orecchio e gli occhi, le orecchie e gli occhi aperti a quello che può arrivare appunto dal mondo dell'arte e da quello che ciò significa, perché a volte percorre i tempi, va avanti rispetto a quello che poi la società si rende conto di avere urgenza di vivere. Emanuele, a te la parola. Ho scritto perché ho un oceano di parole in testa e ho preferito scrivere per stare dentro i tempi. E credo che l'arte comunque si coniughi perfettamente, in alcuni casi anche con le iniziative dell'associazione. Vita brevis, ars longa, experimentum pericolosum, judicium difficile. La vita è breve, l'arte è lunga. In ogni arte, intesa come mestiere, professione, la vita di un uomo non è lunga abbastanza per arrivare a raggiungere la perfezione, la quale suppone l'esercizio progressivo di più generazioni. La metodologia ippocratea, del resto, è rigorosamente attenta anche a sottolineare l'importanza dello studio e la difficoltà dell'analisi diagnostica. La frase di Ippocrate è citata da Seneca nel suo De brevitate vitae e sottende a un significato più polemico. La brevità della vita è legata all'insensatezza dell'essere umano stesso, che è solito disperdere il suo tempo in occupazioni scarsamente produttive. Queste due affermazioni, apparentemente divergenti o quantomeno parallele, in realtà suggeriscono sia la necessità di non sprecare tempo al fine di valorizzare al massimo il significato della nostra effimera esistenza, sia la necessità di porre fiducia nella scienza e nei nostri simili, in quanto gli obiettivi dei nostri sforzi potrebbero essere raggiunti in un futuro non più nostro. Ora io mi domando, quali opportunità ci vengono offerte nell'esercizio della nostra arte, quindi del nostro mestiere, di poter partecipare alla conservazione, alla difesa di questi diritti che garantiscono la qualità della vita degli esseri umani a cui si riferiscono le sopracitate parole di Ippocrate? Come possiamo concorrere ad ottenere risultati in campi che non necessariamente corrispondono alle nostre competenze, utili a valorizzare la vita nostra e altrui? Gli strumenti di cui disponiamo sono molteplici ed oltre alla solidarietà, all'impegno civile o al volontariato, il sostegno economico e la sponsorizzazione rappresentano la modalità più efficace ed immediata per renderci partecipi di importanti iniziative attive da anni e che continueranno ad essere nei lustri a venire. E se qualcuno dovesse percepire un fastidioso senso di venalità, questo sarebbe immediatamente fugato dal nobile intento delle cause stesse alle quali con il nostro contributo intendessimo aderire. Personalmente mi dà un senso di felicità far parte dell'associazione, un'associazione tanto prestigiosa e importante come quella fondata da Luca Coscioni, perché mi fa sentire importante e, per dirla con Seneca, valorizza quel tempo che sicuramente accresce la durata della mia vita. E il solo pensiero che il mio contributo permetta a tante persone coraggiose e tenaci di svolgere il loro difficilissimo lavoro e sia da sprone per continuare a farlo, mi riempie di umile orgoglio, se umile possa intendersi il senso del nostro personale valore, che è in realtà una dimensione complessa che dovrebbe implicare la capacità di assumerci la responsabilità dei nostri risultati tanto quanto dei nostri errori. Il mio ringraziamento va quindi a tutti i soci, ma permettetevi di fare alcuni nomi di alcuni condottieri, nomi che non di rado udiamo pronunciati nei titoli dei telegiornali: Filomena Gallo, Marco Cappato, Mina Welby, Felicetta Maltese e Chiara Lalli. Recentemente io ho avuto la fortuna,
che è una grande fortuna, quella di sposare la mia arte, il mio mestiere, con l'arte di Pier Giorgio Welby, e con lui e per il tramite del teatro abbiamo ormai da 10 anni iniziato un percorso che ci ha portati lontano, anche oltre oceano, quell'oceano che è il titolo della sua ultima opera letteraria, Ocean Terminal. Con il sostegno morale dell'Associazione Luca Coscioni, con l'assidua partecipazione di Mina Welby, con il lavoro gratuito di un cenacolo di amici che voglio citare, Francesco Lioce, Giorgio Taffon, Monica Soldano, Carlo Di Leonardo, Gabriella Borni, Elisabetta Kaufman, Marco Zara, abbiamo offerto a innumerevoli spettatori in tutto il mondo l'occasione di innescare la propria riflessione su temi impegnativi ed estremamente importanti. Io ritengo sia un privilegio quello di poter coniugare lavoro e passione, e ancor più lavoro e impegno civile, in quanto esso stesso passione. Non sempre mi è data la fortuna di poterlo fare. Quello che invece mi è dato di fare è di continuare ad essere parte dell'Associazione Luca Coscioni. Citando Chekhov, quando nel giardino dei ciliegi Trofimov, indicando la luna, spiega ad Ania come raggiungere il traguardo della felicità, chiudo dicendo: eccola la felicità. Io sento che arriva, si fa sempre più vicina, sento già i suoi passi. E se anche noi non la vedremo, se non la toccheremo con la mano, che cosa importa? La vedranno gli altri. Grazie a Emanuele Vezzoli. Io faccio aspettare Mina, perché a volte si dice uno di noi, anche uno di noi può fare la differenza, eccetera, ma un iscritto in più, uno, e non c'è niente da fare. Mi scuso per chi mi ha già sentito più volte, no? Ho detto faccio aspettare Mina, ti voglio fare aspettare, perché... perché i massimi professori scienziati, non voglio fare i nomi, grandissimi medici italiani, nel 2006 dicevano: no, ma Welby, ma no, ha diritto a sospendere le terapie. Sì, però quello che si è assunto la responsabilità da 6 a 15, cioè da 6 a 15 anni di carcere, è stato un anestesista della rianimazione, non so come si dice, all'ospedale di Cremona. È stato Mario Riccio, che chiedo di raggiungerci per intervenire, perché anche 3 anni fa la Corte Costituzionale ha detto: ma no, hanno diritto le persone nelle condizioni di Fabiano Antoniani. Hanno diritto. Ma anche qui Federico Carboni è la prima persona che l'ha ottenuto, e non l'ha ottenuto grazie ai massimi vertici del sistema, eccetera, ma coincidenza vuole un anestesista di nuovo a Cremona, forse l'hanno, perché ovviamente non ha fatto, come si dice, carriera, per come si intende, perché non è stato quello un merito riconosciuto dal potere sanitario lombardo, comprensibilmente, ma ancora una volta è stato lui, è stato Mario Riccio, al quale diamo la parola. Io la faccio brevissima, vi dico solo che Pier Giorgio un giorno, una mattina, sentiva Marco Pannella alla radio e gli diceva: se anche tu hai una cosa radicale, fatti avanti. Accidenti, anch'io ho una cosa radicale, ho l'eutanasia. Per me è stato un colpo al cuore. Beh, eutanasia, non abbiamo una legge, non si può fare niente. Però l'ho sostenuto, e lui non ha mai saputo quanto era duro dentro di me, e ho imparato accanto a lui come accompagnare, che cosa fare, perché morire si può anche dolcemente, sembra una cosa molto strana, ma c'è un aiuto a morire e l'aiuto nel morire con le cure palliative, che io vorrei che tutti i medici, anche i medici di famiglia, che sono diventati medici di medicina generale, una cosa molto,
burocratica, ma dovrebbero capire che serve assolutamente e che ogni cittadino ha il diritto. C'è una legge alle quali noi abbiamo diritto ad accedere. Questo per me ancora, io voglio ancora vivere, rompere le scatole dappertutto, veramente. E ringrazio oggi qui veramente dottor Riccio che ha avuto il coraggio di farlo. Ma lo sapete che oggi che c'è la legge ci sono ancora istituzioni in Italia dove questo viene negato e tu il paziente devi cercare di trasportare in un altro posto o a casa tua dove poi può morire come è stato aiutato Pier Giorgio staccando il respiratore. Questo è veramente una cosa che non riesco a capire e per me è una da fare denuncia. Molte volte io ho avuto dei pazienti che ho seguito e posso parlare veramente per nozione di causa. E le persone hanno sofferto tantissimo, però io mi ricordo solo di una gioia di una signora che mi poteva dire finalmente hanno ascoltato, sono riuscita a stare vicino a lui nel morire. Ecco, questo per me è stato un grande conforto e lo vorrei che fosse per tutti quelli che cercano e vogliono e hanno bisogno di morire, perché morire non è lasciare una vita, è cambiare la copertina, il nostro corpo non c'è più. Io credo lo spirito delle persone vive ancora dopo nei ricordi dei cari e di quelli che li hanno aiutati, che sono stati accanto a loro. Questa è la mia fede, sia da credente anche da non credente, perché mi sembra molto laico. Grazie. Grazie. Mina. Mario Ricci. Grazie. Grazie Marco anche per le tue parole. Non devo certo ripetere quello che abbiamo già sentito, l'importanza di questi 20 anni, la presenza in particolare dell'associazione Coscioni in questi 20 anni, ogni evento sul fine vita, io mi occupo di questo, ogni evento del fine vita ha visto la Coscioni protagonista o insieme ad altri protagonisti sulle vicende, la vicenda Welby, la vicenda Englaro, Beppino Englaro, il caso Piludu che magari è meno noto ma è molto importante, pensate che 10 anni dopo la vicenda Welby un giudice ordinò di fare a Walter Piludu collegato al ventilatore quello che cercava di ottenere Pier Giorgio Welby e anche lì ci fu Marinella. E ci fu un passaggio importante che adesso volevo anche ricordare. E poco fa ho visto tra i tanti parlamentari sono venuti a salutarci, ho visto Pia Locatelli che adesso però è uscita, e l'importanza di avere inserito nella legge delle DAT la sedazione palliativa continua profonda, che poi forse è la vera novità di questa legge. Come diceva Dottà, il professor Dottà diceva che in fondo la legge sulle DAT si limitava alla... Ciac. Onorevoli parlamentari, scusate, grazie, scusami Mario. Si limitava a rispettare il dettato costituzionale, non sono un giurista, non tocca a me fare questa valutazione, però il vero elemento di novità importante è aver messo nella legge la sedazione palliativa continua profonda. Pia Locatelli è stata veramente molto importante per questo. Il caso Trentini che ha permesso attraverso l'impegno di Marco Cappato e di tutto il collegio difensivo di allargare e di estendere il concetto di forme di sostegno vitale che è stato visto nella famosa sentenza di J. Fabo Cappato come limitativo alla ventilazione, limitativo alla nutrizione artificiale. Invece la sentenza Trentini ha sdoganato il concetto ampliandolo nella soluzione
di Marco Appato e di Mina Welby sul caso Trentini, su aspetti, io parlo di aspetti tecnici, e vado però a concludere dovendo sottolineare, mi tocca un po' fare questa parte, sottolineare l'atteggiamento invece un po' inattivo, direi fortemente inattivo se non passivo del medico, della classe medica in questi anni, perché in tutte queste vicende che sono susseguite in questi decenni i medici non si sono mai distinti per un voler intervenire nel dibattito attivamente o intervenire durante queste vicende o prima, cioè non hanno mai colto l'occasione di poter aprire al loro interno un'occasione di confronto, tralasciando la vicenda, cioè tralasciando di consenso Pier Giorgio Welby, perché troppo facile sarebbe poter dire non c'era nessun medico che voleva ma neanche era favorevole alla scelta di Pier Giorgio Welby. C'erano soltanto due medici, uno era il professor Veronesi, che le sue posizioni note nei confronti della morte medicamente assistita, l'altra fu Ignazio Marino, che pur contrario alla morte medicamente assistita riconosceva la correttezza deontologica. Io mi parlo dell'aspetto deontologico, no? Del dovere del medico nel venire incontro alla richiesta del paziente. E quindi l'atteggiamento dei medici è stato sempre quello che io mi sono permesso di definire anche in un'altra occasione un opportunismo attendista, cioè aspettiamo di vedere che succede e poi dopo noi ci allineiamo su questa cosa. Faccio tre esempi per chiudere questa. Nella vicenda Englaro, Marco ha citato la sanità lombarda. Io sono appunto un lombardo, ho lavorato e lavoro nella sanità lombarda. Nella vicenda Englaro, addirittura la giunta regionale, ricorderete, Formigoni, obbligò a non sospendere nutrizione artificiale ai pazienti che si trovavano in stato vegetativo permanente. Fu una specie di fatwa per tutti, no? E nessun medico, né lombardo, né associazioni, né nazionale, si ribellò a questo. Cioè, ma come, qualcuno mi impone quello che deontologicamente o anche dal punto di vista clinico può essere corretto. Sulla vicenda Piludu, che si giunse alla sentenza del giudice tutelare, inizialmente ci fu una grossa resistenza nei confronti della scelta e sembrava essere difficile trovare chi era disponibile tra i medici a interrompere la ventilazione. E il caso più importante, e con questo concludo il mio intervento, a dimostrazione di quello che della mia affermazione dell'attendismo dei medici, è stato poi con la vicenda della sentenza di J. Fabio Cappato, dove addirittura il presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici, mentre stava per essere emessa la sentenza della Consulta, stante che il Parlamento si era sottratto a quello che è stato l'invito, lo ricorderete tutti voi, la vicenda, disse che anche se la sentenza della Consulta avesse depenalizzato l'assistenza al suicidio, il medico doveva comunque rispondere al codice deontologico che vietava ogni assistenza alla morte e ogni rifiuto. Poi dopo c'è stata una ritrattazione da parte del presidente dell'Ordine, ha capito che insomma il diritto vale più di del codice deontologico, ma questo è un qualcosa che, e concludo veramente, si era ripresentato ai tempi dell'interruzione di gravidanza, quando già a quei tempi i medici dicevano: ma come faremo noi a poter procedere con un aborto su una donna se il codice deontologico lo vieta? Anteponendo, no, nel concetto molto paternalistico che abbiamo noi a volte noi medici, da cui siamo stati formati specialmente noi medici anziani, l'idea che il codice deontologico è davanti alle leggi. Questo è l'atteggiamento sostanzialmente dei medici italiani di fronte a quello che io ritengo, e torno a ripetere, credo che sia un dovere morale del medico rispondere alla richiesta della morte medicamente assistita. Grazie. Grazie a Mauro, a Mario Riccio, grazie a Mario Riccio, e a questo punto anticiperei, crederei di raggiungerci a Marinella. Sì, scusate.
No, a Marina Mauccioni di raggiungerci. Intanto Mina Welby firma la petizione sul tema del fine vita. Chiederei di mandare ora, chiedo scusa alla regia per i salti, i cambiamenti nella programmazione, di mandare il video di... scusatemi che recupero un attimo. No, intanto Marinella, chiederei a te di venire sul palco e di preparare il video di Fabo, quello con cui Fabo fece conoscere al mondo e al Presidente la sua storia. Marinella, a te la parola. Sì, grazie di avermi invitato. Si sente? Sì, molto vicino al microfono. Adesso mi sentite? Scusate, io tengo la mascherina perché non sono Mattarella e vorrei arrivarci però all'età di Mattarella e pare che debba essere prudente, quindi tengo la mascherina anche esageratamente prudente. Io sono qui per fare un saluto che ho sentito davvero la voglia di fare, non solo doveroso, ma l'ho sentito la voglia di fare e lo farò attraverso una piccola testimonianza, sarò breve, testimonianza di una vicenda personale, perché io sono la moglie di Walter Piludu, che è stato da poco citato. Dunque, innanzitutto devo dire che mi fa molto piacere di essere stata inserita nel gruppo di invitati che avete titolato Chi non si rassegna, perché questa definizione, secondo me, va benissimo per me, va benissimo per Walter, in nome del quale parlo e a nome del quale parlo, va benissimo anche per l'associazione che porta il suo nome e di cui io faccio parte. Per chi non sapesse qui dentro chi era Walter, lo dico molto brevemente per capire il senso, anche far capire il senso di questa mia testimonianza. Walter era una persona che nel luglio del 2011 ha avuto una diagnosi di SLA, se n'è andato il 3 novembre del 2016. Se n'è andato come voleva lui, come aveva deciso lui, e cioè nella sua città, a casa sua, circondato dai suoi affetti più cari. Questo, come ha ricordato Mario Riccio, fu possibile grazie a un provvedimento del Tribunale di Cagliari che riconobbe a Walter il diritto di ottenere il distacco delle macchine che lo tenevano in vita. Questo provvedimento fu certamente opera di magistrati avveduti, ma non cadde dal cielo. Fu il punto d'arrivo di una estenuante battaglia che Walter ha condotto per ottenerlo. E perché Walter non si rassegnava alla malattia, e infatti aveva deciso fin dall'inizio che non avrebbe atteso la devastazione totale che la malattia gli riservava e che ci sarebbe stato un momento nel quale se ne sarebbe andato. Non si rassegnava neanche al fatto che la sua autodeterminazione nel morire, nel decidere il suo fine vita, non fosse possibile nel suo paese, in Italia, che ha quella Costituzione che qualcuno ha detto è la più bella del mondo, che ha l'articolo 32, come sappiamo, e quindi Walter non ha scelto la via, della Svizzera, proprio perché non si rassegnava di non poterlo fare nel suo paese, e quindi ha intrapreso una campagna, una battaglia pubblica, e una battaglia anche privata, attraverso appunto un procedimento, come avete sentito, di carattere legale, giudiziario, però si è anche esposto pubblicamente, perché riteneva che mica tutti debbano andare in tribunale per potersi autodeterminare. Insomma, quello che lui chiedeva non era tanto la liberazione di sé, ma chiedeva una buona legge sul fine vita, che lui la vedesse o meno, qualcun altro comunque l'avrebbe vista. Ci teneva. Quindi lui è stato il primo in Italia che ha ottenuto di poter distaccare le macchine. Perché poi la legge 219, come sapete, è dell'anno seguente, cioè del 2017. Cosa c'entra tutto questo con questa giornata e con la Coscioni? Dunque, nella sua battaglia Walter ha incontrato
l'associazione Luca Coscioni ha voluto incontrarla. E per lui è stato molto importante. È stato importante perché ha trovato nella Coscioni la possibilità di ascolto di persone, diciamo, a conoscenza dei fatti, cioè che sapevano bene cosa vuol dire fare una battaglia quale quella che lui stava facendo per se stesso. E poi ha trovato anche la possibilità di un confronto, e anche questo per lui è stato importante. Ha trovato consigli, indicazioni, non li ha seguiti, cioè non li ha seguiti tutti, diciamo, però comunque per lui è stato importante, anche se poi lui ha scelto una via diversa, appunto, non ha avuto bisogno, non ha voluto rivolgersi alla Coscioni per andare in Svizzera, diciamo, ha scelto un percorso suo, una via diversa, però nella Coscioni e nelle persone della Coscioni, innanzitutto Marco Capato, ma anche Mario Riccio e gli altri che insomma l'hanno supportato anche senza magari contattarlo, qualche avvocato, qualche notaio. Ecco, cosa ha trovato Walter? Ha trovato un rapporto umano, è questo che io voglio sottolineare, una umanità non di facciata, non di maniera, non di circostanza. E anche quando lui appunto non ha seguito i suggerimenti della Coscioni, però il rapporto è rimasto, è durato fino alla fine della sua vita, il rapporto in particolare con Marco. E quindi io volevo sottolineare questo aspetto. Sì, è vero, la Coscioni ci mette la faccia, la Coscioni è sfacciata, la Coscioni è certe volte anche arrogante, ma la Coscioni è fatta di persone che hanno una grande sensibilità, secondo me, sono capaci di grande umanità. E quindi è per questo che io sono qui per dire lunga vita all'Associazione Coscioni e lunga vita anche a noi, tutti noi che non ci rassegniamo, dentro o fuori della Coscioni, non importa, che non ci rassegniamo, perché secondo me siamo noi che non ci rassegniamo, ripeto, o a fianco alla Coscioni o dentro alla Coscioni, che riusciremo a rendere possibili certi obiettivi, perché noi siamo capaci di vederli, di immaginarli, tutte le petizioni che sono state qui elencate mostrano questa grande capacità e soprattutto abbiamo la passione che ci permetterà di realizzare quegli obiettivi, che noi li vediamo appunto nella nostra vita o che li veda qualcun altro, comunque il passo sarà fatto e quindi grazie e grazie. Ti saluto. Grazie a Marinella Mauciori e lunga vita anche all'Associazione Walter Piludu, che è un'associazione importante su questi temi e attiva e forte. Facciamo a questo punto un passo indietro nel tempo, perché in tutti questi casi, cioè in realtà persone con le loro urgenze, non abbiamo mai rinunciato all'interlocuzione con il Parlamento. Non lo facciamo oggi, ovviamente, con le petizioni presentate. Chiederei a Vicandelli di introdurre un video che è stato un video molto importante per fidati di quello che dico io che è stato un video molto importante per è stato un video molto importante per il radicamento, diciamo così, della interlocuzione con le istituzioni. Voglio ricordare che avevamo nel 2013 depositato 67.000 firme autenticate e certificate su una proposta di legge per la legalizzazione della eutanasia e quindi non avevamo in nulla rinunciato alla possibilità e alla speranza che il Parlamento se ne facesse promotore. Avevamo l'esigenza di esprimere anche visivamente con personalità che condividevano quell'obiettivo, quella urgenza. Avi Candeli. Sì, grazie Marco e grazie a tutti. Erano passati 3 anni da quando era iniziata la campagna per la proposta di legge eutanasia legale, per essere liberi fino alla fine. Avevamo raccolto le testimonianze di Piera, di Gilberto, ottenemmo anche l'aiuto di Vasco Rossi, che ci donò la canzone Vivere per fare un video a sostegno di questa campagna.
e però la politica continuava ad ignorarci. Effettivamente, come ricordava Marco prima, il popolo esercita le iniziative delle leggi, lo prevede la Costituzione, e ci sembrava davvero un po' desolante che a un anno dal deposito la proposta di legge sembrava caduta, chiusa in una tomba. E per una pura coincidenza, conoscemmo ad una festa l'infermiera di Umberto Veronesi, che all'epoca si era fratturato la schiena cadendo in bagno, e parlammo della nostra campagna. Lei sostenne che era convinta che il professore sarebbe stato al nostro fianco, glielo chiedemmo, aderì a quindi esporsi pubblicamente su questo tema con l'associazione Luca Coscioni. Da lì venne l'idea di provare a mettere assieme il più persone possibili, persone malate, medici, infermieri, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, per provare con i più corpi possibile ad arrivare al cuore di quella politica che sembrava completamente indifferente. E la cosa straordinaria, dopo Veronesi, credo Filomena lo propose a Roberto Saviano, che subito aderì, e quindi anche Mabonino, e poi fu incredibile l'adesione. Tutte le persone che vedete nel video sono solo alcune di quelle che riuscimmo a raggiungere, che poterono partecipare, perché dovevamo incastrarci in 6 giorni di produzione. Fu un piccolo colossal, lo ricordo così, e non produsse probabilmente il risultato sperato, effettivamente, di ottenere l'eutanasia legale, se no non saremmo ancora qui a parlarne, ma ottenne che iniziò, ma Matteo forse lo sa spiegare meglio di me, se ne iniziò a parlare con un intergruppo parlamentare e poi quello che ne è seguito. Grazie. Grazie a voi e riguardiamolo insieme. Onorevoli parlamentari, sono arrivata alla fine della mia vita. Vorrei poter decidere di non soffrire più. In Svizzera è possibile. Io un giorno ci andrei. Io preferirei morire qui. Anch'io. 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 Onorevoli parlamentari, chi aiuta un malato terminale a morire rischia fino a 15 anni di galera. In Italia è un atto criminale. Onorevoli parlamentari, a chi appartiene la mia vita? La mia, a me. È la mia vita. È la mia di vita. Ritengo un mio diritto inalienabile poter scegliere se, come e quando. Anch'io. 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 Onorevoli parlamentari, vorrei essere io a decidere quando morire. Io non so se lo farei, ma vorrei che fossimo liberi di decidere. Idem. 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 Onorevoli parlamentari, regolamentare l'eutanasia non significa permettere di morire, ma permettere di scegliere di che morte morire. Chi chiede l'eutanasia vuole solo morire con dignità. Ogni paziente dovrebbe essere libero di scegliere come e fino a che punto vivere la propria malattia. Se avesse potuto scegliere, mia madre avrebbe detto no, grazie. Mia madre è morta tra atroci dolori e io non ho potuto fare nulla. Ogni anno sono migliaia i casi di eutanasia clandestina. Ogni giorno 4 persone malate si suicidano anche nei modi più terribili, come Mario Monicelli. Onorevoli parlamentari, se perdo definitivamente conoscenza, voglio che siano rispettate le mie volontà. Anch'io. Anch'io. Anch'io! Per questo serve una legge anche sul testamento biologico, che garantisca la libertà per tutti i cittadini. Come prevede la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione delle eutanasie. E il pieno riconoscimento del testamento biologico. Sottoscritta da quasi 100.000 italiani. L'abbiamo depositata in Parlamento a settembre 2013. Non ne avete parlato nemmeno 5 minuti. Onorevoli, è passato più di un anno. Eppure il tema riguarderebbe un po' tutti. Abbiamo organizzato dibattiti, sollecitato inchieste, raccolto testimonianze, raccontato storie. Abbiamo aiutato decine di malati a interrompere le terapie o a ottenere l'eutanasia all'estero. La Costituzione prevede che il popolo eserciti l'iniziativa delle leggi. Anche il Presidente della Repubblica vi ha chiesto di discutere delle scelte di fine vita. La maggioranza degli italiani è già favorevole a una legge sull'eutanasia. Io sono a favore da sempre. Sono a favore pure io, che ho paura. Onorevoli parlamentari, se l'eutanasia fosse legale, non aumenterebbero le morti, diminuirebbero le sofferenze. Si tratta solo di riconoscere un diritto umano, il diritto di morire. Parrebbe semplice, no? Ed è semplice.
basta cominciare a discuterne. Ed è un grazie, un grande grazie a chi lo ha realizzato, ideato, a chi ha partecipato e a chi si è mosso, e sono state moltissime le persone che poi si sono mosse, e avevamo molti contributi pronti che rappresentano e rappresentavano tante di queste storie che hanno fatto fare dei passi avanti, però penso che questo video ne abbia rappresentati molti. Vorrei quindi chiedere di mandare intanto l'intervento di Valeria Imbrogno, perché una delle cose che è rimasta è stato l'impegno delle persone coinvolte, di tutte le persone coinvolte, e quindi non solo l'impegno della persona che in quel momento chiedeva di poter decidere, ma di chi è stato attorno a lui. E oggi Valeria, a fianco a Fabo, a DJ Fabo, rappresenta ed esprime una nuova potenzialità che ha spiegato Pietro Migliorati all'inizio, cioè quella di andare a rispondere con il numero bianco per fare luce sui diritti anche alla fine della vita, andare a rispondere alle domande dei cittadini sempre di più. E quindi chiederei di mandare il saluto di Valeria Imbrogno, la compagna di Fabo. Buongiorno a tutti. Non potendo essere lì con voi per festeggiare il ventennale dell'Associazione Luca Coscioni, vorrei ricordarvi alcuni numeri del nostro servizio, del servizio del numero bianco, un servizio che era già in atto da anni e che il numero bianco non ha fatto altro che ampliare, ovvero mettere luce sui diritti dei nostri cittadini. I nostri volontari in questi 2 anni hanno risposto a 10.070 chiamate per rispondere a quesiti sul suicidio assistito, testamento biologico e cure palliative, ovvero per aiutare tutti i cittadini. Ecco, io oggi vorrei cogliere l'occasione per ringraziare innanzitutto tutti i nostri volontari e soprattutto fare un appello a chi vuole aiutarci. Noi ripartiremo adesso con la formazione e grazie ai nostri volontari questo servizio diventerà sempre più importante e si amplierà sempre di più. Grazie a tutti e mando un saluto. A presto, ciao. Grazie a Valeria Imbrogno e a quello che sta realizzando. E mentre invito Carlo Troilo a raggiungerci per il suo intervento, chiedo anche di preparare il messaggio di buon compleanno che ci ha inviato Maurizio Costanzo. Carlo Troilo, a te la parola. Grazie, sarò brevissimo. Dunque, io vorrei ricordare un dato che circola poco sui giornali e che è veramente agghiacciante. Cioè, ogni anno in Italia, ce lo dice l'Istat, sono 1.000 i malati terminali che scelgono il suicidio. Io ho vissuto questa tragedia con mio fratello Michele, 72 anni, malato terminale di leucemia, che si gettò dal 4° piano della sua casa a Roma. Poi ho radunato, per portare avanti la battaglia sull'eutanasia, i congiunti di altri illustri personaggi che sono suicidati, cioè i registi Monicelli e Lizzani, e insieme abbiamo portato in Parlamento questa forte esigenza. Io sottolineo sempre questo numero: sono 1.000 i malati terminali che finiscono così la loro vita. Non è possibile che noi non riusciamo a spingere la nostra legge, a portarla avanti e portarla in porto prima possibile. Grazie mille e buona giornata. Grazie Carlo. Grazie a Carlo Troilo, e chiedo a Matteo Mainardi di raggiungerci per poi, subito dopo il saluto di Maurizio Costanzo, parlarci anche di un pezzo del presente e del futuro della campagna, anche sui diritti
che sulla carta abbiamo conquistato, ma che devono essere poi realizzati nella pratica. Penso innanzitutto al testamento biologico. Ho visto e voglio salutare la presenza in sala di Antonella Soldo, che con Meglio Legale ha lottato insieme, più che partecipato o contribuito, alla battaglia referendaria sul tema della cannabis, ma in generale da sempre una presenza con l'associazione Luca Coscioni. Grazie Antonella di esserci. Gli auguri di Maurizio Costanzo. Da un iscritto all'associazione Luca Coscioni, fate come a me, iscrivetevi all'associazione Luca Coscioni. Io sono dalla parte di Marco Cappato quando rivendica il suo essere a favore da sempre di una eutanasia legale. Ecco, eutanasia legale. Perciò, ripeto, fate come me, iscrivetevi all'associazione Luca Coscioni anche per il 2023, ce n'è bisogno. Grazie a Maurizio Costanzo, semplice e efficace. E la parola a Matteo Mainardi, che come avete visto è rimasto un ragazzino come nel video. A te la parola. Sì, rinizio da dove ha concluso Maurizio Costanzo. Eutanasia legale, con quel legale che fa tutta la differenza. Io ho avuto la fortuna, l'onore, il privilegio di essere al fianco e insieme all'associazione Luca Coscioni negli ultimi 12 anni di vita dell'associazione Luca Coscioni. In questi 12 anni sono stato molto spesso dall'altro lato del telefono a ricevere le chiamate di tutte quelle persone comunque che volevano informazioni sul loro fine vita, sui loro diritti, volevano trovare strade per riuscire ad ottenere il proprio fine vita o comunque per riuscire a poter scegliere su quell'ultimo tratto della propria vita. E vi posso testimoniare come tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni, tutto ciò che abbiamo conquistato, ha prodotto realmente un cambiamento e una possibilità ora di scelta che 12 anni fa non c'era. Avevamo, sì, l'abbiamo ricordato, i casi di Pier Giorgio Welby, di Walter, che in realtà Walter Piludo ancora non era arrivato quando abbiamo iniziato la proposta popolare. Avevamo solo il caso di Pier Giorgio Welby e di Eluana Englaro. E a quelle persone che ci chiamavano non riuscivamo realmente a dare delle risposte, non riuscivamo a dare delle soluzioni. Ecco perché quel legale di eutanasia legale cambia tutto, perché oggi a 12 anni di distanza noi abbiamo delle procedure, abbiamo delle regole, abbiamo delle possibilità di scelta per le persone, che vuol dire riuscire a anche a far cambiare idea alle persone, vuol dire anche riuscire a far curare le persone, a far vivere più serenamente quell'ultimo tratto di strada. Con Mina, cito Mina perché Mina è una di quelle che chiama molto spesso queste persone, le richiama, le continua a seguire, lo si fa un po' tutti in associazione, ma Mina è praticamente sempre al telefono. E abbiamo visto questo grande cambiamento dopo la legge sul testamento biologico, quindi solo 4 anni fa, e abbiamo visto come molte persone sono più propense ad accettare trattamenti sanitari anche invasivi, perché ora sanno che c'è la possibilità, eventualmente anche una volta accettati, di tornare indietro, di interromperli e appunto di accedere, come diceva Mario Riccio prima, alla sedazione profonda. Ecco, siamo stati accusati per tanti anni, ancora ora, di essere i promotori della cultura della morte. Quello che vediamo, che sappiamo tutti noi, ma che vediamo e che sentiamo quando siamo al telefono, invece è una gran voglia di vita, è una gran voglia di poter scegliere sulla propria vita. Marco diceva, facciamo un punto sul presente e sul futuro. Non mi dilungo in realtà tanto sul presente e sul futuro, perché abbiamo un appuntamento tra 7 giorni dove parleremo di tutto questo, di fine vita più approfonditamente, e soprattutto sul futuro. Cito una sola
una sola cosa, stiamo lavorando con tutte i volontari, le volontarie in giro per l'Italia e le cellule coscioni che oggi forse non abbiamo citato, ma abbiamo ormai una realtà di 50 cellule coscioni in giro per tutta Italia che lavorano quotidianamente a tutti i temi di cui stiamo parlando. Ecco, con queste cellule coscioni stiamo riuscendo a iniziare un percorso che ci porterà a depositare in quante più regioni possibili delle proposte di legge regionali di iniziativa popolare per dare tempi certi a quello che già, grazie a Marco Cappato, a DJ Fabo, è un diritto nel nostro paese, cioè il diritto a richiedere l'inizio delle procedure per il suicidio medicalmente assistito, per cui al momento non ci sono tempistiche e quindi si creano i casi che abbiamo conosciuto di Fabio Ridolfi, che ha dovuto aspettare con un parere pronto e lasciato nei cassetti della regione del comitato etico per 40 giorni e tutte le altre persone da Federico in poi che sono state aiutate in questi anni con Filomena, Francesca Re, Alessia Ciccatelli e tutti gli avvocati che stanno lavorando per trovare, diciamo, per riuscire a far avanzare anche attraverso i tribunali questi diritti nell'assenza e nel silenzio del Parlamento. Concludo qui e poi grazie. L'appuntamento per approfondire al 20 dicembre. Grazie Matteo. Allora, ci restano davvero pochi minuti e sicuramente questo tentativo di esprimere, di celebrare questi 20 anni avrebbe dovuto con più tempo essere molto più completo. Naturalmente la figura di Carlo Flamini, l'importanza di Carlo per l'associazione Luca Coscioni, e ringrazio Marina Mengarelli per una di nuovo presenza e azione costante con noi, le tante persone, consiglieri generali impegnati in prima linea anche sul fronte della ricerca, delle cure. Ringrazio Guido Frosina, che è qui, che sarebbe stato importante poter ascoltare anche lui sul tema delle malattie rare. Però volevamo terminare con un pezzo di ciò che resta fuori, di ciò che dobbiamo ottenere, che è urgente ottenere, e che altre persone, non solo i disobbedienti scontati, Mina Welby, Marco Cappato, Gustavo Fraticelli, ma altre persone a questo punto danno la speranza che sia possibile raggiungere, e ci saluteranno Chiara Lalli e Felicetta Maltese. Ma perché? Che cos'è che rimane? Cos'è che è rimasto fuori? Ecco, non riproietteremo qui il video appello di Fabiano, di DJ Fabo, che però credo sia rimasto nella memoria di tutti voi. Quello che forse è di meno rimasto nella memoria è stata un'altra storia importantissima per arrivare all'oggi, a quello che stiamo cercando di fare oggi, ed è la storia di Irene. Illustri rappresentanti del popolo italiano, a 30 anni si può continuare a vivere sapendo che la morte è vicina? La nostra storia dimostra di sì. Irene ha scoperto la malattia al polmone nel 2015, poco dopo aver trovato il lavoro dei suoi sogni in un canile di Roma. Un carcinoma al quarto stadio che aveva già interessato i linfonodi ed aveva colpito le ossa in giro per il corpo. Ma nonostante le metastasi alla spalla, allo sterno, al ginocchio, al bacino, al surrene, le infusioni di chemioterapia, immunoterapia, la radioterapia, le infiammazioni, le infezioni, le emorragie, la perforazione di un bronco, nonostante tutto questo, Irene ha deciso di continuare a sorridere, di viaggiare, di uscire con le amiche, di adottare Totò. Non perché muozzi. E perfino di sposarsi con me. Illustri rappresentanti del popolo italiano, Irene ha vissuto libera quasi fino alla fine, e solamente quando ha scoperto che la sua malattia stava ormai per averla vinta, ha deciso di avviare le pratiche per ottenere aiuto medico alla morte volontaria in una clinica svizzera. Ha anche contattato Marco Cappato, ma queste pratiche hanno richiesto molto, troppo tempo. Il 24 di agosto è morta come non avrebbe voluto. Irene era terrorizzata all'idea di sopravvivere attaccata a una mascherina collegata a sua volta a una bombola d'ossigeno. Era terrorizzata all'idea che questo ossigeno potesse finire all'improvviso.
con la paura che il mostro potesse espandersi sempre di più, farla soffrire sempre di più, riducendone l'autonomia e privandola della sua dignità. Negli ultimi tempi era estremamente debole e molto sofferente e doveva scegliere tra la perdita di lucidità o il dolore atroce. Illustri rappresentanti del popolo italiano, per la mia Irene e per tutte e tutti gli Irene di questo paese, credo sia ora di parlare di eutanasia legale. È un video che non lascia spazio a commenti e ad altre parole, ma dopo Irene, Daniela, che non ha fatto in tempo ad arrivare alla prima udienza contro un diniego, perché era sì malata di un cancro fulminante al pancreas, ma non aveva ancora trattamenti di sostegno vitale. E così per tutte le persone che sono rimaste fuori da una decisione della Corte Costituzionale, ma non perché la Corte Costituzionale non ha voluto andare oltre, ma perché il caso al suo esame era un caso in cui c'era una persona con le caratteristiche di Fabiano Antoniani. E la responsabilità è del Parlamento, che dovrebbe intervenire, come già richiesto dalla Corte dal 2018 e poi nel 2019, con una legge che elimini discriminazioni. Discriminazione nell'affermare la volontà di una persona malata, pienamente capace, che vuole solo autodeterminarsi. E allora invito qui Chiara Lalli e Felicetta Maltese per un saluto, per l'aiuto che hanno fornito con Marco Cappato ad una persona che, per essere libera di scegliere, ha dovuto scegliere di andare in un altro paese. E per... Venite, io mi fermo. Ho interrotto una frase perché la voce è strozzata. Buongiorno. Leggo perché ero completamente deconcentrata, anche qui, anche per il microfono ero completamente deconcentrata. Qualche giorno fa, parlando con Laura Santi, ciao Laura, Laura mi ha detto: io sono tornata dal mare ancora più determinata a raccogliere documenti. E allora forse qualcuno mi potrebbe dire: beh, ma allora non è vero che vuoi morire? E certo no, non voglio morire, ma voglio avere un parapetto. Questa parola mi è rimasta in testa nelle settimane successive. Voglio avere un parapetto, voglio avere la possibilità di scegliere, che era quello che diceva Pier Giorgio Guerbi, era quello che diceva Luca Coscioni, era quello che tante persone in queste situazioni hanno detto e continueranno a dire. Io non so cosa farei, me lo sono chiesta tante volte, non so cosa fareste voi, non so quanto sarebbe difficile lasciare andare la persona che amiamo, una persona che amiamo, che ci chiede di essere lasciata andare. Quello di cui sono sicura è che vorrei anch'io quel parapetto per avere la possibilità domani, tra 6 mesi, tra 20 anni o forse mai, di poter decidere, perché questo parapetto è l'unica alternativa a uno scenario orrendo e terribile, soffocante, che è non poter scegliere. Non poter scegliere quando hai una malattia, quando hai magari delle conseguenze di un incidente. E veramente tutto quello che abbiamo ascoltato da Piero Guelbi, dalle sue parole, dalle parole che continuano a raccontarci Mina Guelbi e Carla Guelbi, ecco, tutti loro non avevano in comune, non hanno, preferisco parlare al presente, non hanno in comune una malattia o le conseguenze di un incidente o un'immobilità, ma la richiesta di poter scegliere, quella parola che è anche lì, scegliere. Perché quando abbiamo la libertà di scegliere ci possiamo anche rinunciare a quella libertà di scegliere, rimandare, far decidere qualcun altro al posto nostro, ma in caso contrario invece siamo imprigionati. Quindi la nostra libertà è quel parapetto di cui mi parlava Laura, e alla quale mando un bacio e che ringrazio, perché forse veramente quest'immagine è la più semplice e immediata
E chi non capisce, insomma, è soltanto chi fa finta di non capire. Grazie. E ovviamente, scusate, ovviamente Massimiliano, è un po' difficile adesso, è passato poco tempo, parlare di Massimiliano, ma naturalmente anche Massimiliano tutto quello che voleva era poter scegliere, l'ha detto lui benissimo e meglio di me. Grazie. Grazie. Io non sono brava come Chiara. Non sono brava a parlare, però mi riesce ad agire. È quello che ho fatto. Grazie. E grazie, grazie a chi ogni giorno lavora in Associazione Coscioni con l'Associazione Luca Coscioni. Sono tutti qui. Grazie alle 50 cellule, alle persone che hanno voluto costituirle in tutta Italia. Grazie a chi ci sostiene, a chi si iscrive, a chi c'era e è andato via e speriamo che ritorna. A voi che siete qui. Grazie a Marco Cappato che nel 2011 mi ha proposto di candidarmi a segretario di questa associazione e io mi sentivo piccola, piccola, non all'altezza di poter portare avanti, con Marco era il patto, questa associazione che ancora ogni giorno mi emoziona, mi commuove, mi commuovete voi e spero che tutti insieme, a piccoli passi, come abbiamo fatto in questi 20 anni, ma anche a salti mortali, insomma saremo tutti insieme per portare al nostro paese la garanzia di essere liberi, liberi di poter scegliere, di curarci, di avere assistenza, di fare famiglia, di sposarci, di non sposarci, di avere figli, di rinunciare alle cure, di investire la nostra vita in un paese che garantisce tutte le libertà di scelta, dove nessuna libertà sia di serie B. Noi siamo qui. E la promessa che dobbiamo fare è che continueremo esattamente a fare quello che abbiamo sempre fatto, tutti insieme, perché insieme siamo più forti. È un motto che ormai è perenne nella mia vita. Grazie a noi. Mi appello tutta la responsabilità di una battaglia, i cui frutti saranno raccolti, tranne rare e fortunate eccezioni, dalle future generazioni. Anche come co-presidente dell'associazione che porta il nome di Luca, la mia volontà, la mia richiesta, che voglio porre in ogni sede, a partire da quelle politiche e giudiziarie, è oggi nella mia mente più chiaro e preciso che mai poter ottenere l'eutanasia. Come associazione voi oggi avete parlato di una vittoria su questo versante che dà un duro colpo all'impianto proibizionistico della legge italiana sulla fecondazione assistita. Immaginate uno stadio pieno di culle. Oggi qui a Bruxelles abbiamo visto finalmente anche le cellule staminali embrionali approdare in clinica e quindi questo è un altro successo. Grazie Sergio. Una vicenda che ha toccato molto l'opinione pubblica italiana e che è stata decisiva all'approvazione della legge sul biotestamento. La Corte Costituzionale stabilirà se sarà anche un mio diritto e soprattutto un suo diritto. Bene, vuol dire anche smettere tutti questi dolori, solamente dolori e basta. La Corte Costituzionale apre al suicidio assistito. Visto l'articolo 530 del codice di procedura penale, assolve Marco Cappato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Scendi in piazza ed affronta e supera con noi quella frustrante apnea quotidiana. Usa la tua forza d'animo ed unisciti a noi nell'affermazione dei diritti. A Walter sia fornita la cannabis nelle forme, nei modi, nei tempi in cui ha diritto.
Sono passati più di 40 anni dall'approvazione della legge sull'aborto in Italia e ancora non si recepiscono quelli che sono i miglioramenti in questo campo. In Etiopia, dove facciamo il congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica affinché nel mondo si rispetti il diritto a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni. Science is a human right. I cittadini devono poter sottoscrivere le iniziative popolari anche da casa, subito, con la firma digitale, come richiesto dall'ONU. È tempo di dare la parola ai cittadini. Vi invito a firmare il referendum e l'eutanasia legale. Una gran cosa a mio parere, vado a firmare. Abbiamo raccolto 1.235.470 firme per l'eutanasia legale. E solo online oltre 630.000 firme per la cannabis legale. Abbiamo superato ogni aspettativa. Andremo avanti e conquisteremo questo diritto. Sono molto orgogliosa di lui. Li abbraccio tutti. Sarà un'azione che potrebbe essere anche ripetuta. Fate qualcosa, ma fatelo subito. Dobbiamo lottare per essere tutti quanti liberi di scegliere fino alla fine. Andiamo avanti da 20 anni e insieme alle persone continuiamo a scrivere e affermare diritti.